Siamo in vittima, perfetto. Buonasera a tutti in questo bellissimo martedì 7 maggio. Oggi sono preparato. Ci troviamo qui con una mirror dei codex usciti, una bella partita dimostrativa con i Custodes, l'esercito più amato da GW nel 2024, gli Orchi, l'esercito più amato da GW nel 2024. Vedremo se è vero che i Custodes gli hanno un po' segato le gambe e testa ginocchio. Boh, Non, dai. dai, non è vero. Siamo Tutte comunque scattisti nati. menzogne, non è vero. Gli Orchi ne sono usciti felici. Porto di staccamento meno competitivo, ma per renderlo un po' più divertente. Prima di cominciare, come sempre, spammeremo i nostri canali, quindi Twitch, dove ci state guardando adesso, YouTube, dove la vedrete sabato prossimo. No, ok, sono bravo. Il Discord, che mi fanno i simboli Discord, vi faremo vedere i simboli Che abbiamo aperto il Discord. disco. Instagram, e penso di aver detto tutto, giusto? Sì, e dico. E i codex, sì, un attimo, parlavamo del nostro social. Questa sera la partita che giocheremo è ovviamente con i codex usciti. Quindi Orchi e Custodes, gentilmente offerti dal nostro sponsor, Fantasilandia, di Trieste. Ce li ha forniti e oggi li utilizzeremo. In realtà no, li appoggerò qui perché ho paura di rovinarlo. Starà qui, tanto c'è l'app del futuro. Penso che abbiamo detto tutto. Possiamo cominciare con esplicare la missione, che è la lettera Sì, la lettera E. E. La lettera E. Lettera E, Taken Hold, Taken Hold, Chosen Battlefield, Chosen Battlefield, Sweeping Engagement, tra Engagement. mezzi di Quindi slati lunghi. diagonali lunghe, obiettivi 5 li abbiamo messi noi. Mi è andata bene, sono sincero. Sono tutti dalla mia parte, come buono e giusto. È una partita di massa contro Elite. Perché il mio avversario porterà cosa? 30 modelli? Poco più, penso. 5, 10, 4, 18, 19, 20. Allora, 20 custodes. 24 custodes, scusa. E 1, 2, 9, 10, 13, 14, 14 sorelle. Quindi poco più. Poco più di 30 Poco più. modelli, perfetto. Da parte mia no, perché solo le caccole sono 40. Quindi vedremo se la massa vince sullo scoglio. Quindi, da chi cominciamo? Facciamo dai gli occhi che sono più belli. Gli orchi che sono più belli, mi piace questa discriminazione. Esatto. Allora, Razzismo. distaccamento, Dread Mob. Quindi andremo sui camminatori e oggi saremo capitanati da un mech e non da un capoguerra. Cosa vuol dire questo? Ogni qualvolta la mia unità mech o keyword mech o walker o grot vehicle va a sparare, tirerò un dado, un D3. All'1-2 avrò sostegno elite sulle armi, 3-4 avrò letalite sulle armi, 5-6 un VP2 aggiuntivo. Posso decidere di non tirare il dado, ma scegliere io il risultato. In quel caso, le mie armi passano ad essere Hazardous. Se l'arma è già Hazardous, sarà Hazardous 1-2. Ho la regola WAG che dichiaro inizio del Battle Round. Solita idea del più uno in forza, più uno attacchi. Avanza carico. Invulnerabile 5 su tutto l'esercito quando la dichiaro. Armata composta da 4 unità da 10 caccole. Un Gorkhanorq, due mech, uno qui dietro e uno qui, per potenziare i veicoli e ripararli. Un'unità camion, al cui interno troveremo 8 sciacalli più 2 mech e il mech con cannone a sorpresa. I due mech imbarcati hanno il plasma, tutto hazardous everywhere. Carro da guerra, full optional, lo paghi a rate, 1000 euro al mese, tutte le armi possibili e immaginabili. Con il suo interno 6 mega capi, un'unità da 5 e un mech con mega armatura. Il mech con mega armatura ha una reliquia che mi dà meno 1 se è colpito, regola stealth sull'unità. 20 boys con il nuovo mech, sto usando ancora il modello vecchio perché sono povero. L'unità di Boyce è mista, c'è un po' di corpo a corpo, c'è un po' di tiro, equilibrati più o meno, e due lanciamissili. Spacca grosso nel capo. Un'unità di 6 latine zazzine con lanciamissili delle caccole. Un'unità di 3 latine zazzine con lanciamissili delle caccole.
Il felice bluastro, che è una scatola di morte armata di 4 megascoppia, 4 armi Hazardous. E penso di aver detto tutto. Fuori campo ci sono solo unità imbarcate. Niente d'attacco proprietà, niente riserva. Sfrutterò la regola delle armi anche sulle unità dei megacapi e anche sulle unità dei ragazzi, perché i mech, e anche sui sciacalli, perché i mech aggregati la passano. Fatto tutto, passo la mia par la Perfetto, parola. io questa sera porto il Talons of the Emperor, che è il distaccamento misto di sorelline e custodes. La mia lista porta un'unità di 5 sorelle con lanciafiamme, un'unità subito dietro di 4 prosecutors, che sono sorelle coi bolter, e un'altra unità di 4 sorelle con lanciafiamme dall'altra parte del campo, che rimane là. Poi porto 3 unità di wardens. Anzi, prima facciamo questa unità di guardie con Trajan, con Trajan, sì, con Kyrie Adraxus. Quattro guardie con uno scudo, un Landraider venerabile con dentro 5 wardens più personaggio, uno Shield Captain, 4 wardens più un Blade Champion, 5 wardens con un altro Blade Champion e un Caladius. I personaggi hanno tutti i potenziamenti che sono: il capitano ha il potenziamento di avere meno uno a essere colpiti, il manto raggiante. Questa unità ha l'Aegis Protector, mi sembra che sia, che gli annulla il primo save fallito. E quest'ultima unità ha il, come si chiama l'ultimo potenziamento? Non mi ricordo come si chiama, ma è il più uno a ferire a tutte le armi corpo a corpo. Il mio generale è il capitano, che è nuovo modello qui costruito io, kitbashato, sperando che non esploda la lancia. Non per sembrare un trassone, ma ho dimenticato la reliquia del cannone a sorpresa che È il super cannone a sorpresa. Vero. mi fa tirare 2 volte il D3 per il potenziamento dell'arma. Lui lo sapeva già. Sì, me l'aveva già detto. La gente da casa non lo sapeva. Bene, tiriamo per iniziare. Che prima va. Sì. Io Perfetto. uso dadi verdi, tu usi dadi rossi, ok? Sono tutto rosso. Te sei buono. Ah, non ha messo il dadone. Forse, Boh, vabbè. tanto abbiamo fatto Fatto pareggio, pareggio, quindi. avevo fatto pareggio. No, no. E ti abbiamo dato un attimo. No, devi specificare quanto Si sia dice di l'attimo. fare speedrun e poi non è pronto. Speedrun, Messo il speedrun. dadone? Parkour, parkour. Lo vedi che ho messo il dadone? No, in realtà no. Ma io non metto fuoco fino a Potrebbe aver fatto un 2. Potrebbe aver fatto un 5 lei. inizierò io. Buona partita, caro. Si diverta. Vedremo. Dunque, il primo turno Oh, bene, prima da far questo. scout, però Ah, sì. le secondarie non abbiamo detto, il Ah, abbiamo, gruppo da sì, giusto, casa. abbiamo tutte e due fisse. Abbiamo tutti e due fisse. Io sono andato per Assassination e Break It Down, visto tutti i suoi veicoli e personaggi. Io Assassination Eclairs. Allora, Ho un punto di comando a cada uno. CP. No, tieni tu il conto. Sì, abbiamo un Perfetto. conto. Sì, teniamo anche noi Allora. perché. Non è che non mi fido di Giovanni, ma non mi fido di Giovanni. Onesto. Allora. Quindi, com'è che la partita finisca adesso? Ma prima fai le scommesse, così scommetto su di lui. Ui, ui, Devo ma fare. invece questo Ui. speedrun non sono nerfati davvero. Cioè, si è reinventato lui. Tanto si lamenta, però poi. It was part of the plan. Plan 10,000 years in the making. Tutte le recensioni online sono sempre fatte da lui. Questi andrò in conga qua, che tanto sono per primo risposto. Beh, il mio capitano è una capitana, è un nuovo modello per l'aggiunta del codex, potrei dire, è una donna, fatto, vedi. Inclusivo. Anzi, scusa, inclusivo. La tassa rosa. Bene, allora ho fatto il mio Basta. scout, possiamo andare. Fine movimento. Fine movimento scout. Boh, allora. Adesso siamo così. Che tiri vulnerabile salvezza Fase c'ha sto comando devi coso? fare. Ma tu Fase l'hai. comando, bravo, hai ragione. C'ho l'inquisitrice che tanto vale farlo. Inquisitrice si uccide? Non si uccide, ok. All'Operative 18. Per cui. Chissà come si inquisito poi cosa succede? L'agente imperiale. Fine movimento.
di comando? Sì, fine fase di comando. Stavo pensando come muovermi, perché qua andare per primo in realtà mi è peggio. Boh, dicevo, che abilità difensive c'ha qualcosa. Armatura 3, invulnerabile 5, toughness 12 e 20 ferite. Boia. E gli puoi dare meno 1 i danni? Posso dargli meno 1 i danni. Ok. Beh. Cioè, si avanza. Nego il più 1 che si dà lui del laser, tipo. Esatto. Si avanza senza futuro. Allora, se io indietreggio però fin qui, riesco a vederti? Sì, ok. Ah, però aspetta, no, perché c'ho un pezzo del terreno in realtà in mezzo, per cui devo controllare. No, ok, tranquillamente. Sì, sì, tranquillamente. Questi due faranno così e vediamo. I bolterini rimarranno lì perché non hanno niente da fare. Dentro il camion cos'è che hai detto che hai? Sciacalli, arma del tiro. Sciacalli. Danno due. E tu ti muovi, spari e puoi anche sbarcare e sparare. Sì, se sbarco c'è l'abilità, se resto dentro no. Non la puoi dare al veicolo, lo prende tutto il veicolo. No, l'abilità delle... no, abilità del personaggio interno. Non si attivano. Ah, l'abilità del personaggio no, però puoi dargli l'abilità del distaccamento, sì. No, perché comunque non è un mech. Ah, deve essere specificatamente mech, non un veicolo anche, ok. Veicolo dei calcoli, purtroppo. Ok, allora, lui si muove di 10, immagino, 12, il veicolo. Lui 10. 10, quindi dovrei starti a 28, che non è possibile. Per dammi cui... da tiro, sono giocato a 48. Sì, no, no, è perché loro non li puoi sparare oltre 18, quindi volevo muovermi in una maniera di stare a bordo del range, ma... Con le caccoline... Movimento a 12, comunque, chiedo scusa. Le caccoline avrei fin qua... Che mi vuole solo con un 6, per cui in realtà chi se ne frega. Per questo punto, se mi tiro un D6, avanzo con le guardie qua dietro. No, che non vedo finire. Ah, scusa, 3, non pensavo sono sbagliato. No, facciamo così, spostiamo intanto prima loro, che tanto non mi serve che facciano niente a parte tenere l'obiettivo. Chiedo scudo, no. C'è Scrooge che avanza. Ma sì, era per me, c'è qui, scoppio. Sei più 3, no, dubito che non abbia bisogno. E invece, insomma, singolarmente ogni modello. Mi metto qua dietro così. Comunque sei non operati, quindi... Sì, infatti la maggior parte ti devi avvicinare, me ne preoccupo dopo. Vediamo se riesco a farne qualcosa. Posso andare anche proprio indietro, non farne niente sto turno. Boh. Allora, poi da questo lato. Madonna, dove sta gente? Che resistenza hanno le lattine? Ti direi 6 a memoria. 5 ferite. Poi. Ed ho azzeccato. Perfetto. Armatura 3, invulnerabile 6. 3 invulnerabile al 6, quindi quello buono mi cambia molto, però tanto vale. Cover ce l'hai a prescindere, per cui non mi importa. Se mi espongo qui... L'abilità delle lattine è che sì, ogni volta che sparo tiro un dado, l'1 o 2 mi prendo di 6 mortali. Ah, molto bene. Posso tirarlo, non sono obbligato. Ok. 3, 4 ho un più 1 la forza. 5, 6 ho un più 1 l'attacco. Da tiro. Tu adesso. Ah, non dichiaravi WAG, immaginavo. No. Ok. Quindi tu. Sì. Giovanni. Che domande fai? Che domande? Che domande fai? Che cos'è un battle round? Oggi non lo sa. Indietro così. L'ha creato, ma non sa cosa sia. Così vedo un po' più Demon Day. Perfetto. Stesso Relline. Tirami un dado che avanzano qua dietro. Uno, molto bene. Da ritoccare. Faremo tirare la regia poi. No, facciamo 6. Mosso. Questo lato fatto. Da questo lato mi converrebbe in realtà rimanere. Ma non ha cambiato mai la stabilità di Kid Accounts fino a prima del Codex? No. No. Beh, perché adesso va a sinergia. Non è... Tirami gentilmente ancora un dado per avanzare con loro. Ho fatto un 3. 9.
No, farò un movimento stupido e tipo lascerò lui avanti. Anche loro non possono spostarsi via, no? Se mi avvicino. Tutto posso... Per quelli che si sono connessi adesso, vi ricordiamo che in chat avete il link di invito al nostro Discord che abbiamo aperto per festeggiare i 200 iscritti al nostro canale. Quindi, mi raccomando, entrate. Bot che abbiamo assunto. Sì. Infatti sono tutti bot. Qui, bot, allora, 12, 6, quindi sono 10 pollici. Bot, ti sflammerò un po' di povere caccole. Avete una o due? Loro una. Che si domanda fai? Oh. Sì, certo. Mi si sente poco perché parlo poco. Parliamo basso, alzo il volume del microfono. Sì, se devo farlo me lo dovete spiegare perché non ho idea. No, in realtà è molto anti-boom. È semplicemente una roba. Sono pulsante con più uno, con meno. Te che hai ragione. Ecco, perfetto. È più alto di allora, non posso, sono già 1,86 m. Movimenti ho fatto. Tiro. Sì. E tiro è molto semplice, facciamo le cose che vanno sicuro e il resto no. Il Caladius, tutto sul... Spendo il punto comando, per mi do uno dei danni, sì sì. Perché non ho smoke, se ho smoke sì. Faccio smoke. Ti tocco 36, quindi in realtà ho anche l'armetta sotto. No, non ho smoke, quindi useremo il mio stratagemma per meno uno dei danni. Si chiamano bestemmie le catà da tiro. Una volta le avevo in nona, scusa, avevo le catà da tiro. Mi davano doppio tiro su rapid fire oppure mi davano avanzare e sparare, perché quella volta non erano armi d'assalto, mi sembra. No, le dirò che non posso darmi meno uno i danni subiti. Non lo può prendere? No, perché è titanico. Ah, ok. Beh, allora andiamo del cannonazzo. Sono 4 attacchi al 2. Con Lethal Hits, perché sei un veicolo. 2 Lethal Hits. Grazie. Forza 12, al 4 binato perché è Twin Linked. Per fortuna è Twin Linked. Sono 3 al meno 3. Nel cuore mio paguro. E ne salvo uno. Sono 2, sono 2 di 6 più 2. 5, 7 danni. Poi c'ho... No, Giovanni, neanche matematica qua, L'Astrum Bolt Cannon, 3 colpi... 9, abbiamo detto, quindi dopo incasinato. 7. Era 5 più... Sì, sì, no, sì, scusa, sì. 5 più 4, sì, hai ragione, aveva ragione lui, 9, sì. Hai più 1... Più 2 ognuno, questo qua. Allora, sì, 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 scusa. Come no? Io ho fatto 3, 2, 3, 5, 6, ma 6, quel 6. Cannone lì è più 2 ognuno. Ah, più 2 ognuno. Sì, quindi è 9, effettivamente. Sì, stavo pensando già al cannone laser del Land Raider. Che vergogna. L'Astrum Bolt Cannon. Sono 3 attacchi con sustain hits. Niente, forza 6. Quindi al 6, 6, sì. Niente, niente twin linked. Quindi posto. Land Raider. Missile, 4 cannonazzi di laser. Lì e anche l'heavy bolter. Facciamo prima i 4 cannoni laser. Giusto per sicurezza, fammi vedere il profilo. Che a memoria non li uso sempre. Sì, stessa cosa, semplicemente. Ok, va bene, al 2. Fallisco 2. Uso un CP. Userò un CP. Ok. Mai binare di uno. Volevo dirtelo prima. Ma... certo, al 4. Un invulnerabile. Cos'era il laser? Sì, cannone laser, che queste di 6 più 1. Salvo. Perfetto, quindi le heavy bolter, sustain 1, sì. Quindi sono 4 colpi, forza. Cosa 5, colpisce il 2 per le reliquie? Tutto il mio esercito colpisce il 2 tra le mie sorelle, e queste sono al 6 binato perché invece questo è twin linked. Ho fatto la finta. Meno 1, 2 danni. Meno 1, 2 danni. Cosa è il bono? 2 danni. No. C'ho il missile cercatore. One shot. Colpisce. Forza 14 al 3. Perfetto. Andata bene. Let's go. Mono.
Poi altro da tiro. In teoria non vedo niente, forse loro vedono sì un due lattine. In realtà loro no, solo questi due modelli danno vedono. Uno, danno due. Danno due. 4 meno 1, 2. Sì. Hai cover, ma boh, vabbè. Quanti? Forza 4? Forza 4 meno 1, 2 danni. Forza 4? Però sono due attacchi l'uno. E quanti me ne fai? 4 in totale. Allora non faccio nessun fotogenno. Ok, dai, al 2. Tutti. Forza 4 al 5 o al 6? Resistenza 6, hai detto? Resistenza 6. Quindi al 5. Posto. Qualcosa mi avanza. Lì in mezzo non dovrei avere visione di niente. Lancia fiamme. 5 lanciafiammate. 5 lanciafiammate. Come svampare 10 caccole? Forse no. 6, 7, sono 13. 13. Qui sono 5, 9, 11, 13. Forza 4 al 3. Giusto? Forza 4 al 2. Al 2 non è caccole, è figata. Ne ho falliti i 2, quindi sono 11 allora. Toughness 2, sì. Sì, 11. 11 save. Bravo. Avevi cover, eh? Perché sì, non ti vedevo. 4 muoiono. Cioè, non è modello, non è modello. No, no, attenzione, non è modello. Modello in cover, salvo quindi 11. No, non è che cominci. Se anche solo un modello in cover, tutta l'unità prende il cover. No. Sì, no. Sì. Se fa disco, se sì. Fa disco, mo. Allora. Basta che un modello di unità che spara non veda tutta l'unità. Ok. Non vedo tutti, però non vedo tutta l'unità, quindi l'unità a cover. Sì, però quando muoiono i tipi in cover, devo toglierle. E sono obbligato a togliere quelli in cover, se uso la cover. Esatto. Sì, perché vengono una alla volta, quindi tecnicamente una volta, è vero. Quindi è 6, perché ho maturato il 7. Ok. Morti tutti, quindi muoiono tutti. Va bene. Mi resta soltanto, passa il personaggio, il leader, quindi sì. Abbiamo l'undicesima. Salvo. Si deve fare anche un test disciplina, mi sembra, perché... Sì, sì, perché non è un sergente. No, no, il lanciafiamme mio mi sembra che dopo che ti sparo, una volta che ti sparo ti becchi... Sì, ok, mi era venuto il dubbio, non avesse... Ah, trapentiti ignoravo cover, ma vabbè. Dicono qualcosa di ripetere per i tuoi obiettivi. Non sono guardie, sono wardens quelli là. Le guardie sono quelle con l'inquisitrice dall'altra parte. E devi, se ti uccido un modello devi fare un battle shock sull'unità avanzata, quindi sul personaggio. Faremo questo battle shock. No, sono battle shockato. Boh, cosa cambia? Niente. Effettivamente niente. Sarò l'ultimo modello rimasto, niente. E basta, perché non penso che aver nient'altro da tiro. Fine. Sì, direi fine. Fine. Fine il turno, non faccio nessuna secondaria. Va benissimo. Turno mio. Tu hai un punto comando, io ne ho due. Yep. Mi fai il passaggio al turno orco, per cortesia? No. No. No, non giocherò più. Salta tu, secondo turno custodes. forse neanche col vantaggio dei due turni di fila la vinca. Allora. Sì, sì. Devi è vero. In onore di Charlie lo tiriamo. Quindi primo turno custodes. È andata bene per me. Sì. Ho beccato ferite. Ho perso un'unità di caccoli, ragazzi. Ce n'è una seconda posta. E turno mio. Un cipino a testa segnato, secondarie non mi interessano, fase comando, vedo se le caccole mi generano cipini, un da due dadi posso tirare. Vado a generare massimo uno. Qui, vedi. Yep. Lo generi, wow. Genero un cipino. Sono a tre cipini e non ho paura di usarli. Perfetto, test leadership con l'omino e anche lui perché sono sotto i 50. Non ha 20 ferite. Sì, te ne ho fatte 9, no. Già 9 dopo me ne fatte alte col bolter pesante. Se ne fate 11. Ah, sì, è vero, giusto, te ne sono riuscito giusto a passare sotto, è vero. Quindi sì, 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 sì. E quindi prima la squadra di caccole. Il personaggio? Sì, il personaggio è da solo adesso? No, no, per il sergente. Cioè non è un non è un'unità, il sergente, okay. Un sergente. Il veicolo. Ma sì, rischiamoci. Lui schiappa male. Non usi la stratagemmi. Non useremo stratagemmi su di lui. E il batte schiocco passa di qua. Allora, fase di comando fatta. Fase di movimento. Vado. Fase di movimento. Può metterci dagli alto, le ringrazio. Allora.
L'unico dubbio mio è il movimento degli attini. Io ti ho detto 8 per esagerare, spero che sia veramente 8 e non sia 6. Brum brum brum. Questo piccolo dubbio amnetico. E ti piglierei. Ti piglierei, ma ti dirò. Ti dirò, posso passare soprattutto. Qua faccio 4 pollici. 4 poi Mac va dietro. Degenera il Morkanaut con metà ferite? A parte che lo rigeneri uno comunque. Sì, a parte che lo rigeneri adesso, quindi amen. Corro con l'unità di latine. Yep. Mi tiri lei dado, visto che mi ha tirato 3. Uno! Iniziamo, vendetta! Vendetta vera. Le latine purtroppo non sono veloci come il fratellone, quindi farò solo 7 pollici. E andiamo dietro. Una non sparerà, quasi sicuramente, perché... Dubito, forse sì. Forse sì. Questo sta qui, latine del centrocampo. Latine del centrocampo possono aiutare, perché con un movimento 6 io in realtà riesco a spararti. Non con tutte, ma un paio secondo me spareranno. Beh, come ti ho sparato io, se avanzi mi sparerai tu indietro, sì. Forse solo l'ultima, non vede. Da tutte queste qua, poi sono scendite in mezzo. Hai ragione. Forse la prima, no? Forse. Allora, te mi puoi fare reazione. Reazione muovendomi. Reazione muovendoti. Cioè, come funzionava? Scusa, per ripetermi la parola. Se finisci un movimento, entro 9 da una unità custodes o sorelle, posso muovere, fare un normal move di 6. E mi fai anche prima la... No. L'overwatch? No, no. La muovo e basta. Muovo e basta. Proprio fammi l'overwatch. Sì, non sono come te che faccio le mortali quando lo faccio. Non faccio niente. Se non esageriamo. Ma se io tocco lo scenico, ti vedo. Sì, perché non potevo sparare con due lanciafiamme altrimenti. Tocco lo scenico, ti vedo. Yep, 6 entro 9 da me, così? Torno indietro, se così. Cacchio, se ne vanno. Mi sposto di 6. È la rottura di scatole. Sì, infatti. Sì, ma non è facile. È abbastanza un 9 rottura di scatole. Ho detto che poi il tuo veicolo l'altro non può muovere. Già. Per cui ti dovrebbe prima muovere, sì, il Morca e poi vedere. Andiamo fuori le scatole con il Morca. Allora, il Morca sta già per morire. Saprei morchire, intendi? Possono giocare più con unità. Aspetta la fase di tiro, via le unità. Morca, andremo... Non sono abbinati i cannoni laser. Lo fossero, ci farei un pensierino. Ok, riesco a fare 6. Non siamo tutti come te, Giovanni. Non siamo tutti come te. Il Gorchino si mette così. Perché io non sono sgravo. Non riesco a andare sull'obiettivo, cioè mi rompi le scatole con questo trick e ballacche. Big no, brain. Qua forse sì. Boh, no, qua sì. Ma perché devo toccare l'obiettivo? Finisce entro 9 toccando l'obiettivo, no, lì? No, per fortuna no. Aha. Quindi ha un piedino di un grotto sopra l'obiettivo. Lo schierate di a freccia. 6 pollici qua dietro. Il piedino, e cambio, va qua. Ottimo. E cambio, mi è qua. Ce l'ho fatta a fare sto schieramento movimento. Caro da guerra a spararla, ma sono abbastanza resistente per fottermela. Le parole fotonelle. Scattush! Di rimbalzo, cioè non si sa come. Devi al proiettile su una killa che anche esplode. Cioè di rimbalzo. Adesso Lucis evoca il sacro potere del Frem. Mi basta fare i 4 più. Cosa sono storti?
Ah, un peletto. No, basta fare 4 più, no? Come dice Giovanni, basta da fare... A casa chiedono come ci sono arrivate lì le sorelle. Infiltrano in qualche modo? Scout 6. Scout 6, muovono di 6 e poi lancia fiamme a 12. Fase di movimento. No, le sorelle con lancia fiamme non sono per niente male. Costano un po' troppo, probabilmente, ma... Fase di movimento fatta. Fase di tiro. Esatto. Fase di tiro, cominceremo... Domanda, prima di... Dovevi riparare quel mech? Sì, fase di movimento, bravo, grazie mille. Allora, il mech ripara i veicoli di... tre fisse, penso. Abbastanza figo. Non penso sia così. Di 3. Quindi Gorka... Ma comunque sopra la metà. 3? Sopra la metà. E la riparo, ma non do, do solo il potenziamento al tiro. Sì, sì. Quindi... E 11 vai 8. Ah, tu fai le rimanenti. Sì, sì, scusa, segna le rimanenti. Sì, ci segnano le rimanenti. 12. Perfetto. E fase di tiro. Fase di tiro. Facciamo cambio. Facciamo le cose logiche. Quindi le mie lattizzazzine spareranno su quella tua unità in retroscenico. Allora, domanda, quante le vedono quelle unità là? Vedremo, ero già pronto, penso solo 3. Perché adesso all'inizio della fase di tiro devo decidere se attivare il filo pain o no. Ok, qua ne vedo sicuramente 3. Questa c'è il laserino, indica se tic. No, beh, considera che basta che vedi questo, perché questo è fuori, è dentro il terreno. Così, quindi 4. Sì. 4 lattine là, più lui, più 2. 2, forse 3? Uff. Sì, 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 sì. 3 là, lui, quindi... Attivo il fino a Pendy, ok. Quindi fino a Pendy al 5, 4? Al 4. Al 4. Domanda, lì in centro, il carro cosa spara? Ricordami il profilo del carro. Sono 4 requiem pesanti, danno 1. Ok, va bene. Un mortaio forza 5. Va bene. Blast. Un cannone che dovrebbe essere di 6 più 3 colpi, proprio un cannone da battaglia. Più blast, immagino. Esattamente. E... 8-2-2, 8-2-3. 8-2-2, così sicuramente. E basta, in realtà. Allora, solo confermami se danno 2, danno 3, quel coso. Se l'unica cosa... che non danno 2. Ok, l'unica cosa che spara potrebbe sparare con l'unità là in centro? Ho messo un lanciamissi qua dentro. Boh, un lanciamissi... Danno 3. Basta fare 4 più. Basta fare 4 più. Non attivo il fino. Guarda come adesso mi entrano quindi tutti. Quella... No, attivo, affanculo, attivo. Quindi adesso quei due non faranno mai più fino a pay, no? Esatto, non possono più avere fino a pay. E c'è solo questa fase. Esatto. Magnifico. Allora, cominciamo. Via da verdi, non sono miei, da gialli. Rossi. Cominciamo con questa unità. Sono D3 lanciamissili. Questo vuol dire D3 colpi ciascuno. Ok. Blast, quindi 6, 5, 6 modelli. Ci sono 6 modelli, sì. Quindi avrò più 1. Allora, 3, 6, 6, 8, 9, più 4. 13. 12, 13. Non ho potenziamenti. Spingi il bottone rosso. Ti spingo il bottone rosso. 4. Casuale? Sì, casuale. 4, 2, e ho i letaliz. Allora, visto che prima volta controllo... Ma terremo la pagina aperta del nostro codice. Esatto, che così lo sai a rifare. Sostengo uno letta, l'ultimo le prendo. Questo è il mio. Sì. Guarda, così c'è anche gli stratagemmi. Perfetto. Letalix sulle armi. Potrei lasciarmelo aperto sugli stratagemmi, giusto per... Eh sì, è una cosa più comoda. Quindi abbiamo detto 13. Non ho molto altro io. 12, 1, 13. Colpiamo il 4. Okay, non ti do nessun malus. Tre, sei, sette, due, otto. Due letal. Sì. Questi servono forza 8, hai detto? Forza 8. Che quindi ferisce al 4 perché ti do meno 1 avendo più forza della mia resistenza. Magnifico. Boh, mi sono salvato da quel singolo 3. 2. 4 più. 3 danni in 1. Esatto. Primo fino a pain. È vivo con, una, con due ferite. Cioè con una ferita, è morto malissimo. Bello, 5 di 4 più su 6. Molto bene. Non so se ti vedo più con questa. Perché io l'ho fatto apposta, sì. Sì, sì, c'è quello 24, dietro. Sono 24, no? Ah, 24 non lo so. Deve essere incittata di quello che vedo? Di quello che vedo. In teoria è dell'unità, mi sembra.
Comunque sei lo stesso. Spero di no, che non sia stata udata. E allora, sarebbe da controllare, non ho voglia, per cui diciamo di sì. Fumbroda. Press that button. Sì. 6, un PP2 aggiuntivo. Ok. Che non mi frega niente. Sui critici. E le abilità delle lattine che ho scoperto. Domanda, che AP avevi sulle lattine? Aveva almeno AP2, vero? VP1, penso. VP2, sì. No, tanto avevo fatto 1 e 2, quindi avevo fallito a prescindere. E invece le abilità delle lattine che l'anno non ho fatto, la faccio sì. Qui. Ho fatto 6, sparo un colpo in più. Ok. Quindi ho blast e sparo un colpo in più, perché sei più ancora blast, no? 2 di... no, 3 di 6. Quindi 3 di 6, quindi ho più 2 ciascuno. Sì. Sono 4 più... più 6, quindi 10. Sì. 3, 6, 9 e 1, 10. Come prima il 4. Adesso mi ricorderò che ho cover. 4. No, 3 di 6. 3 di 3 sarebbero, 3 di 3. Ok, 4, come distratto. Complimenti a me. E sempre 4, perché ti do meno 1. 4. Però ho fatto un critico, questo è meno 4. Ok, allora, quindi questo è meno 4, quindi invulnerabile, fallito. E l'altro è un meno 2, sono in cover, meno 1. È fallito. Lei mi è, il suo confuso mi è forte questa sera. Però bah, dai, un danno e muore. Però mi ha fatto 2 fino a qua. Ai ai ai. Dimmi. Guarda, no. Abbiamo toccato. Sì, l'avrò tirato una panzata. E adesso la cosa divertente. Andiamo del mio Death Dread. Domanda, che range ha perché ti ho tolto i due modelli davanti? 24. Ok, allora tranquillamente. 24. Prima di tutto tiriamo il Don't Press That. Lo attivi o lo tiri? Beh, prima lo tiri, poi dichiari se è surriscaldato. No, aspetta, non no, è surriscaldato. Mi serve Sustained Hit, mi serve Sustained Hit. No, l'eta, tutta la vita. Sì. Mi do il l'eta Hit su quel modello. Va bene. Quindi ho l'Hazardous, quindi ho 12 colpi. Che colpisco il 4, perché ho il più 1 dato dal mio bellissimo mecco. Ho danno di 6, mi do un più 1 i danni? No. Potrei darmi un più 1 per ferire. Ho tanti punti comando, ti dirò. Sì, però ho quelli che passano. Più 1 ferire ti annulla il mio meno 1, sì. Oh, shooting face. Dacca dacca dacca. Ho ripeto per colpire. Ripetere per colpire è molto meglio. Ripeto per colpire. Spendo un punto comando, mi do ripetere per colpire. Uso la versione potenziata che mi dà Hazardous e non mi interessa niente. Ce l'avevi già. Ce l'ho già. Quindi al 4 più, binato, posso usarlo su Walker? Sì. Decisamente. Ho fatto molto bene. Adesso ho già 2 lettere. E 2 colpiti. Ho fatto molto bene. Andiamo in binaggio. Via, via, via. Due erano letal però, era un 1 e un 2. Scusa, Hazardous. No, gli Hazardous si tirano dopo. Tutto ah sì, giusto, vero. Non tiri... più... giusto, prima giusto, parlavamo giusto. Delle edizioni belle. È vero. Quindi sono sì, 6. Non penso di usare Hazardous da 3 edizioni, per cui proprio... Queste devo tirarle per ferire, ferisco il 4. Sì, perché ti do meno 1. Riuscirò a fare qualche 4 più? Ne ferisco altri 2. Quindi hai totale 5 tiri alla natura. Meno 3, quindi userei. Ecco, invulnerabile. Meno 2, scusa. Comunque ne fallisco. Meno, non cambia niente. Questa, sarebbe stato un 3 in cover, ma comunque fallito. Di 6. Watch me. Go! No. Hazardous. E muore! Sono 3 fisse, no, sono 8. Sono 3 fisse. Ah, è vero, perché il veicolo... Quindi, signori, è successo quello che speravo. Esplode. Questo l'ho fatto per Leo. Dovete sapere, questo l'ho fatto per Leo. Era tutto voluto. Sponsorizzato da Leo. L'ha richiesto, me l'ha chiesto oggi a mezzogiorno. Guarda, un modello per quel tuo coso lì ci sta, mi va bene lo scambio. Poi, passiamo... domanda per esplode? Fa danno ad area? Sì, vediamo. No. No.
E passiamo qua. Lancia missili. L'unica cosa che vede sono di 3 colpi. Non c'hai il blast. Sì. 2 colpi. Sì, che poi questione di poi non mi serviva attivare il. Si chiama il Fino Pain lì perché ho il primo save fallito. Lo annullavo. Manco. Vedremo adesso. Il carro. Abbraccio. 3. Prima l'armetta piccola, 9, direi. Sì. 12 colpi di armetta piccola. Ah, sarò sicuramente in corta perché sono 18 sicuro da te. Sì. Quindi sono altri 2 colpi ciascuna. 4, 6, 8. 18 del carro, le altre sono... e 18 di schieramento dal bordo del mio al bordo del suo. Se siamo in zona neutrale siamo entro 18. Devo tirare il dado del potenziamento. 5, quindi ho il VP sui critici. Sì. Devo usare l'Ether qua. Allora... colpisco 5. Vuoi tornare dietro e farlo? Per me è uguale. No, l'ho fatto dopo. A 5 più e non ho critici sul colpire. Perfetto, via. Ah no, che scemo, non ho l'abilità, non è un Wolfie. Ah, ecco, vedi, risolto. Forza 5. 6 dentro. Forza 5, quindi al 5. Sì. Anche se ho forza pari alla tua resistenza. No, deve avere più forza della mia resistenza. Praticamente ti nego il 3 4, più. Allora. Al 4, sì, scusa allora. No, ho resistenza 6, che mi hai fatto venire il 2, resistenza 6, io sono custode. Tutti i custodi sono resistenza 6. 3. Perfetto. 3 VP 0. 3 VP 0. Salvo il 2 più, non fallire uno che così non annulla. Paro questo col save del potenziamento. Quindi questa è una volta per turno? Una volta per turno, sì. Una volta per turno, ok. Perfetto. Mortaio di 6 colpi. Più. 1, blast più... non c'è. E di no, 6... sì, c'è un blast. C'è un modello dietro al coso del plasma. Ah, c'è il blast. No, 5, sì. Ma perché? Per un mortaio? Che me ne frega? Esatto. Ho fatto 2 colpi al 5 più. No. Manco. Battle Ganon. Battle Ganon di 6 più 1. Qua. Di 6 più 1 o di 6 più 3? Di 6 più 1. Ah, ok. Quindi più 5. Blast. No, non ha blast. Ah, ok. Allora 5 basta, sì. 5 al 5. 1. Al 4 perché ti do meno 1. Finito. Invulnerabile. Fatto. Posto. No, quindi sprecato fino a Pain. Morca. Morca. Allora, prima voglio togliermi questi. Va bene. Un colpo di... no, perché se togli quello è la cosa più stupida da fare. Questi... E anche l'altro tocca il terreno. Sì, ok, però metti caso che... Sì. Qua, qui. Tutto dentro? Sì, non ho le regole fighe. Non ho le regole fighe, quindi cominceremo dalla cosa più buffa, il cannone a sorpresa. Di 6... servirà? No, non vado a sprecare i punti comando, lo tengo, sono di 6 colpi più 1, dovrei avere l'abilità balistica. Non doppio 1. Controllo solo se è Hazardous, quasi sicuramente sì. No, Ivy e Blast, perfetto. Invece gli sciacalli, sono 3 colpi ciascuno, sono 8 sciacalli, 3, 6, 4... Perché 8? 5. Siamo uniti da 4 a 4? 7, 8. No, perché avevo deciso che ogni 4 devo metterci un mech. Obbligo. Quindi puoi avere unità da 10 con 2 mech? Sì. Ah, ok. Mica custodi con le robe flessibili. Flessibili. Molto flessibili. Colpisco e 6. Molto bene. Eh sì, interessante. Quel che basta. Preferisce il 2. Sì. I felt that pain. Please have mercy. Sono 5 esatte. VP? 1. Non ho cover perché con la punta del camion mi vedi tutti i modelli, direi. Direi di sì. Perché questo modello, cioè da qua, vedo tutte le sorelle. Sì, quindi non ho cover. E non nessun mio modello è interamente dentro l'area terrena. Dici che quelle fuori hanno cover? Secondo me sì, perché tecnicamente quelle non le vede. Perché tu le puoi sparare. No, l'obscuring è modello a modello, unità a unità. Capisci? Il mio problema è sempre quello, anche con la cover. A me sembrava che ragionassi da unità a unità. Guarda un attimo il volo le regole. L'avversario temporeggia. Beh, allora facciamo così, nel dubbio.
faccio prima quelle tre fuori. Se faccio un 2 ha importanza. Scusa, no. Ah no, che cazzo dico? 3 più, non posso aver cover a prescindere. Perché non hai VP, perché hai VP 0, quindi non... Ah, proprio sopra, è finita. No, VP 1. Ah, hai VP 1, no, allora sì, è importante. Tiro 3, basta che faccio 4 più, come sempre. Vedi, già importanza. Tanto che guarda, lui ne tiro altre 2. Allora, una sicuramente morta, una forse. Ok. Quindi, una, e poi vediamo l'altra. Il caro spara con le tre armi. Sì, così intanto andiamo avanti. A 5 più. 1 al 3, forza 5 immagino, sì. O almeno 4. VP 0. VP 0, questo sicuramente al 3. A posto. Salvo. E tanto guardo la pagina del Borca, tanto che la regia va, non passeremo sono... al Borca. Ok. Allora, Gorka. Il Gorka si attiverà, userà le abilità, potrei provarmi a dare più 1 ai danni, sicuramente lo faremo. Quindi mi darò il più 1 in danni ad un cipino, do altro. Ok. Non posso più rivolgere. Se vuoi tanto io guardo per beneficio della cover, che ti ripeto che secondo me era quella. Cover. Benefit of cover. Ah, e forse non l'ho dichiarato perché non voglio rubare, quelli caccoli avevano avanzato le lattine, quindi per sparare devo usare un cipino. Ah, ok, va bene, sì, è vero. Ma lo posso andare? Sì, intanto fai con questo, poi vediamo. Lui apre il fuoco tutto sull'Endrider. Va bene, che profili, che VP c'ha? Allora, cominciamo dalla... Sì, la domanda, perché posso fare fumogeni solo per quello? Certamente, nessun problema, te lo metto qua così li vedi subito. Perfetto. Fumogeni. Uso il CP per il mio fumogeno. Questo è mio. Sì, esatto. Zero cipini. Io tiro il dado per vedere che potenziamento mi do. Piripiripi. No, perché se mi viene fuori... C'ho già l'Hazardus, quindi sarebbe problematico. No, mi tiro randomico. Ok. 6. Sempre di extra P, sì. Ottimo. Uso un punto comando per darmi... un più 1 ferire e un più 1 ai danni. Tutte le armi di questo veicolo saranno Zardus. Ok. Sì. Su Volta, due Volta. Perfetto. No, su questo no. Ottimo. E spareremo tutto sull'Endone, come dicevamo. No, qui ti sei dato solo meno 1 e si è colpito e meno 1 è più 1 armatura, giusto? Esatto, sì, ho cover e meno 1 e si è colpito. Quindi l'arma grossa, cominciamo subito da lei, sono di 6 più 3 colpi, quindi sono 8 colpi. Era quel bip. 4 e 4, colpisco al 4 perché il mech mi ha dato più 1 colpire. Ah, questo è di 4 di base, meno 1 più 1, ok. No, ho 5 di base, quindi il colpisco. Da quindi torni a 5, scusa. Ok, scusa. Allora, 5... Ne assegno 1. Te ne tolgo 1. Ottimo. E ho forza 10. Quindi al 5. Però ho più 1 per ferire. Ok, quindi al 4. Non so, però AP? Va bene. VP 2. 2, quindi meno 1 perché ho cover, diventa un 3 più. Passato. No, beh. Mannaggia. Ok, in CP mi ha fatto guadagnare un colpo in meno per essere ferito e un colpo in più salvato. Ottimo. Dove ti mettono che armi equipaggiate, scusa? Dovrebbe essere qua. Esatto, uno di nuovo 3 colpi di plasma. Si gira a che distanza sono? 27 19 c'ero vicino 3 colpi di plasma come d'abitudine, ne manco tutti. Rocket lancia ne ho 2, quindi sono 2 di 3 colpi. Blast che non se ne frega, quindi sono 5 colpi. Al 5 ne vanno segno 3. Ho forza 9 col più 1 ferire, spiglia quindi 4, vado 4. 2 segno, meno 2. Meno 2 che diventa meno 1, quindi 3 più. Lei salve. Sarà tutto su questo? Eh sì, tutto quello che ho fallito di là ho salvato qua. Bravissimo, è molto simpatico.
L'ironia nelle sue parole. Il ricco è pesante. Dure parole. Da un uomo tremendamente strano. Mm. Forza 5, quindi al 5. Sì. No. Mi va bene. Ah sì, dottore, tutti azzardus. Ti ho eliminato un fottio di colpi per il fumogeno. 4, 5, 6 azzardus devo fare. Oh boy. Oh boy. Hai 12 ferite. 12 ferite, ma adesso non ne faccio neanche uno. 6, ne ho fatto uno. Dai, mi scendi a 8. Le 3 che ho curato. Più 1. 9. Ah, se 3 è l'1, giusto, non 4, scusa. Sì, stavo pensando, ne fallisci 4, 12 e poi diviso per 3. Fatto, fatto, fatto. Resterebbe solo lui che spara un colpo di ferro al 5 sì. Più. Manca. Qua una caccola, se sono introgitata a 12. Sì. Sicuramente l'uno non è tutto dentro, però anche te sei mezzo dentro. Penso. Un colpo di caccola è 4 più. No, è un colpo di ferro. No. Ti dirò che il mio turno è andato. Ah, beh. E non potevo fare cleanse. Qua sì, qua potevo farmi cleanse. Cleanse qua sì, e qua. Però non hai sparato. L'ho sparato, solo quello con cleanse. E anche qua puoi farlo. No, ah no, quello non è neutrale, giusto? Quindi 3 no. 3 punti di cleanse? 4? No, 2, scusa, questo è fisso perché devi farlo su 2. Non è un CP a testa, sì, comunque. Qua cleanse. Sì, è 2 per sì, 2 per obiettivo. E ho fatto il mio turno. Perché come un idiota take a hold è quello normale, 5 per ogni obiettivo tenuto, no? Ok, mi devo muovere via. Adesso, prima facciamo. Ah, di Kelly Wog? Ovvio. Beh, questo è più o meno il turno, mi sa. Sì, dichiarerò Wog anche se te ne andrai. Probabilmente, dichiaro Wog. Vedrò. Io provo a usare l'abilità nella mia fase di comando del mio personaggino. Sì, non si suicida. Vado a spendere un po' di punti sulla chat per dichiarare WoG anche su Twitch. Allora, adesso ho subito molto meno danno di quel che mi aspettassi. Boh, là mi è andata bene. Dopo il mio obiettivo di far morire il mio modello è andata bene. Ora, il mio problema qua però è che stellattine, azzazzine, faranno proprio quello che con cui si chiamano, che azzazziranno questi personaggi. E anche molto male. Loro gli puoi dare meno uno ai danni, giusto? Sì. Cioè, quindi quindi danno uno con 5 ferite lune. Beh, devi per ferire con tutti gli attacchi di ciascuno modello. 5, 10. Neanche. Personaggino, forse. Questo è il personaggino che ha più uno a ferire. Non posso comprare la guardia. Non so. Io l'ho messa già io per te. Sì? Perché io sono Dio e quindi ce la posso mettere infinito. Dio buono. No. Facciamo questa cosa. Mi muovo di 10 qua. Tu puoi fare lo stratagemma per muoverti con lui? No, solo le caccole. Solo le caccole, ok, perfetto. E sbarco, lo sbarco tra un attimo però perché faccio un casino adesso. Allora, poi... Ti puoi smettere di giocare col gelato? No, perché devo spegnerlo. Ci 18, 18. Queste andranno così. Quindi fase comando l'hai fatto per lei? Per sì, 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 ho fatto fase comando. L'ho fatta proprio al volo. Quel dado che ho tirato là, l'avevo tirato per quello. Con Giovanni. Sarebbe bello uno stato Don gemma Giovanni. Tipo Overwatch, ma posso disparare per la carica. Tipo finalmente ti prendo. Sì, sarebbe bello. Per sì, sì, sarebbe molto bello. Posso iniziare a finire di casa. Ui. Allora, da questo lato. Quello è un veicolo d'assalto, quindi puoi sbarcare e caricare. No, ok, quindi devi per forza sbarcare e caricare. Tu hai bonus alle cariche in WAG? Assalto e carico. Assalti carica, ok, quindi ti muovi. Non dovrei avere l'abbinaggio, verifico. Sono capi, quel cui ti muoverai di 5? 4. Di 4, quindi 7, più avanzata. Se mi arrivi in bocca è difficilissimo starti lontano. Calcola che adesso l'invulnerabile è 5 sotto l'esercito, eh? Sì, sì, sì. Allora, quello mi farò stare un po' più indietro, lo metterò di lato. Questo a sto punto non ha senso andare di qua, ma andrò così. Bisogna guadagnare più spazio.
questo penso che farò proprio quello. Metterò così. Le lattine assassine. 10. Le lattine assassine possono avanzare e caricare? Con sì. Wag, sì. Tutto l'esercito. Loro si muovono di 6, hai detto, no? Loro si muovono di 6. Di 6, 12 più avanzata. Pio, dentro. Pio per il finest. No, non era l'imperatore il mio scudo. Ah, com'era? Così. L'unico, sì, vero, sì. Uomo, l'unico vero uomo in questo tavolo era la Tina che esplose. Primo sangue da solo. È vero. Conferisce. Ma dovrò scriverebbe grande per la Tina. Torna sempre. Talmente fortunata che esplode. Effettivamente non è mai stata battuta da un avversario pronto. È fortunata. 2, 3, non è mai stata colpita da nessun avversario. Sì, comunque il tuo turno è durato mezz'ora. No, si ridurre la metà adesso. Vabbè. Oh, 300 passa. Allora, avanzo con l'unità dei tre modelli. Di 5. Non si fida più dei miei lanci. No. Avanzo con l'altra unità di 3, ok. L'unità questa qua in avanti la le lancio in avanti, vaffanculo. E loro però possono muoversi quando io finisco un movimento entro 9, giusto? Bella domanda. Se vedo adesso che calcola Gretchen o se hanno l'attacco, più guardo se hanno l'attivo il Gretchen. Loro se hanno Gretchen veicolo e basta. Adesso facevo qua. Killakens keyword hanno Grot e Killakens, quindi hanno tutte e due le keyword. Fammi vedere cosa dice lo stratagemma. Movement phase one Gretchen unit, quindi ti direi di no. Ok, one Gretchen unit specifica questo one Gretchen unit, e loro non hanno Gretchen perché hanno Grot, anche se da background non è vero. Ma la GV sì. Hanno messo gli occhi d'onda, sono come le scale di Harry Potter. No, non è possibile, per cui mi avanzerò di qua e fine. ho imbrogliato di 3 di 9. No, ma ce l'ha. Grot, Kid Arkansas. Mannaggia. Non sono caccoli, scusa. Sì, ma quindi, scusa, perché Grot e Vehicle sono le carri dei caccoli. Allora li prendono per Walker. Ma non sono caccoli, però dovrebbe essere caccoli, ma... Oggi ho detto di no. Vabbè, dai. Una domanda. Io con questi due modelli riesco a stare un po' più indietro di questo lato? Esatto. Cori scappa c'è in Nemesis. Non puoi nasconderti da me. Già, quindi a sto punto mi metto tutto in cover e fine. Non puoi nasconderti. Tanto vale. Anzi, tanto vale che sto completamente dentro, così ho completamente a cover, vaffanculo. Campione della lama. Master of Blades. Campione della lava. Master of Blades. Lanciafiamme qui dietro. Vai lava o magma? Lasto lato, lanciafiamme. Le sorelline andranno qui a rompere le balle e rubare l'obiettivo. Qui però potresti muoverti tu, no? Yeah. E farti mortali. Mortali semplicemente se un'unità si muove tra 9 fine, no? Sì, ovviamente io uso il 4 più tipo di 3 mortali e io mi sposto. Domanda. Io fino a Pain contro solo contro le psichiche o contro mortali e psichiche con le sorelle? Cristo, non lo so. Considerando il codex mi scusi. Esatto. No, è in Mortal Wounds, un fino a Pain al 3 contro le Mortal Wounds con loro. Cosa? Ecco dove è finita la... Esatto, no, ecco dove è stata la mia abilità. Ok, vengo qua sull'obiettivo. Usi quella roba? No, non mi interessa. Va bene. Io ti rubo l'obiettivo. Qui sono mosso. Ti manca lo sbarco.
Così. Why not? No, hanno fatto Ctrl C, Ctrl V nella data slide sbagliato. Dovevano mettere qualche unità di custode. Allora, però, a sto punto, sbarcare non è che mi interessi molto. Perché in realtà, se non sbarchi, mi sposto con le calcoli. Perché io aspettavo per tirarti di reazione. Lo so, però, tu lo devi fare in questo momento. Perché no? Perché mi ha dichiarato prima sbarco. Per questo, no. No, hai ragione. Avevo dichiarato che sbarcavo. No, allora muoviti con le calcole. Perché effettivamente sbarco. Sì, no, effettivamente ho detto muovo e mi sbarco. Però adesso stavo guardando la situazione, ma sbarco e non faccio niente. Perché idealmente il Morkenaut lo faccio esplodere sto turno. In teoria sì. In teoria sì, anche prima era in teoria, però. Probabile. Quindi non sbarco. Non sbarco, non ha senso ancora sbarcare allora sto sì, turno. Me ne va. Fammi direttamente le mortali, che così vediamo. Sono al 4 più, non è neanche sicuro. No. Ok. No. Semplicemente ti rimuovi in modo che non ti posso schermare. Non mi prendo le fiammate. Boh, fiammerò il personaggio lì a lato, che in teoria lo vedo con tutti. Sì. Ok, perfetto. Lui, ciao. Mi dispiace per lui. Dato... Allora. Movimento fatto. Fase di tiro. Perché lo sbarco comunque dove si è dichiarato quando finisce. Sì. A questo punto sto pensando forse l'unica cosa che ho mosso poco quelle guardie laggiù, ma queste guardie qua giù non fanno una beniamata cippa. Tirami un D6 che avanzo anche con loro. In realtà ci chiedono chi, nella vostra opinione, è la meno popolare tra Grey Knight, Imperial Knight e Chaos Knight. Al momento giocabile? Meno popolare. In generale o giocato è popolare? Dicevi scusa? Giocato Imperial Knight. Sì. Quanto hai fatto? 2. 2, ok, quindi 2 pollici più. Ui. Imperial Knight. Ui. Ok. Perché effettivamente lì non sono in range di niente, non ha senso tenerli così indietro. Che tanto non so neanche se hanno il range di qualcosa, quindi... Lancia fiamme sul singolo personaggino, me lo rimuovo subito, dai. 4 di 6... 10. Boh, te lo tolgo, sinceramente. Sì? Che non si sa mai. Ma cosa ti hai dati? Ah, ma una ferita, giusto, non è un personaggio, una ferita, sì. Cioè, una ferita, va bene. Ma 5, 6. Caladius e cannoncino sul Morkenaut, vedi. Non è un personaggio, quindi no. No, non è un personaggio. Caladius su quello, questi sono i cannoni grossi, al 2, un Lethal Hit e un fallito. No, è qua. Era quella di prima. Ah, ok. Resistenza 12, hai detto? Sì, esatto. Al 4 binato. 2 invulnerabili. 2 invulnerabili. Perché hai VP 1000, no? VP 3. Quindi sì, una 10. No. 2 di 6 più 2. 9, 13 danni. Aia. Doppio aia. Aia. Quello che non doveva esplodere. Morto. Sono in range. Entro 6, sì, sono entro 6. Di 6. Aia, fammelo sulle mie sorelle al volo. C'hai 3 più di 6. Sì, sulle sorelle sì. 5. Perché si concentrano, un'esplosione nucleare a piccino ne fa nulla. Dai, ne prendo 3 però. No, no, mi non va bene fallire qui. 5 caccole morte, camion, 5 il personaggio, per favore non 5, grazie, grazie. E il cannoncino perso perché forse ferite 20, quindi sono 5 punti. Aspetta, tolgo 5, che tolgo 3 sorelline, quella più vicina. Aia. No, l'importante era toglierti dall'obiettivo, dopo il resto era un bonus. Un bonus. Mac deve averne 3. 4 ferite, Mac. Buono. Allora, ma adesso appena togli il gore, ti posso vedere subito. Vedo semplice solo con lo Storbolt. Sì, Land Raider te lo vede. No, aspetta, hai... Non operative? Chi? Il Mac. No, sì, finché c'è un ridicolo. Sì, non ha importanza se sono più vicino io. No, no, l'operative... Sì, giusto, non penso di essere entro 12. No, perfetto. E poi cannone laser va tutto va lì. Aspetta, forse mi hanno tolto. Ah no, 3 se sono dentro un veicolo. Perfetto. Land Raider va tutto sul camion. Al 2. Tutti. Aia. Forza 12 al 3. Sì, beh, non penso che resistenza 6 col camion. Camion dovrebbe essere resistenza 6. Allora mi cambio. No, aspetta, no, in che senso? Che forza hai tu? 12.
Resistenza 8. Ok. Allora, due invulnerabili. Che sì, ce l'hai perché sei in wag. No, comunque sono di base 6. Uno entra. Di 6 più 1. 4 danni. 4 danni e resto con la ferita. Il Revolter. Al 2 con sustain. Forza 5. Al 5 binato. 2 almeno 1, 2 danni. Complimenti. No, muore. Esplode. Non so se ce l'ha, ma... Sì, veicolo, ce l'ha. Avrà di 3. O 1, forse. Di 3. Ok. Comunque no. Allora, è distrutte. Tu. Abbiamo avviato il pronostico, mi raccomando. Votate. Chi pensate che vincerà, il Custodes o gli orchi? Allora, la tipa ha 18 di range. Quindi no, se sei... mi serve la tua... Per potermi sparare... 18, sì. Lo se sei entro i 18 mi puoi sparare, okay. Con i modelli che sono entro i 18, però così è che loro non hanno ancora sparato. Loro non hanno ancora sparato, e sparo quanti? Lei ha Devastating, ha tutto il profilo 2 danni, ha Sustain Hits 2, 10, quindi 2 punti? No, 3, ok. E hanno, lei ha agitato 18 con tutte le armi? Tutte le sue armi sono 18, e gli altri hanno 24, tranne lo scudino dietro che ne ha 12. Quindi non posso stare fuori agitato da loro, ma da lei sicuramente sì. Io non posso neanche nascondermi perché non c'è lo spazio. Sì, dopo... Com'è che funziona adesso quando esplode ti sbarchi i veicoli? Metto tiri... tutti e poi tiro ognuno. E uno è una mortale o togli? Uno è morto. Morto. Sia un veicolo personaggio. No, morto, anche personaggio. No, personaggio. Cioè, muori. Gatsku, ah, sì, tutti. Perché secondo me sono riscaldato. Se sono uno morto. Ok. Uno morto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. In questo adesso che cosa non succedono? Sei. No. Cioè, oddio, tecnicamente sì, ma di solito non lo faccio. 9, 10, me ne mancassi uno. Importante per me non spostare le mie unità e essere sempre 3. Questo. Trattate il pronostico. 2001 sui... Non li siamo spostati. Zero sui questo. 2, 4, 6, 8, 10, manco no, morire. Il buffo dice uno mortale ogni uno. Mortale no. E mi sembrava anche a me che fosse questo. No, perché questo. C'era il problema che dovevi sempre imbarcare qualcosa con Gatskull, perché sennò... Ma quella mi sembra che fosse nelle vecchie edizioni. Sì. No, fammi vedere, core rules, core concept, mi sembra che sia in movimento le regole dei trasporti, 4, no? 4, 6, 8, 10 e 1, 11. Hai ragione anche tu. Una, il più vicino, fatto. Tolto, hai risolto il problema. Di chi è questa? Per ogni modello, per ogni uno, l'unità del modello subisce una ferita mortale. Ok, quindi hai semplicemente un danno, allora. O sono uno ognuno, loro? Uno ognuno. Ah, sono uno ognuno? Sì. Pensavo che siano due ferite. Okay. Sono mica Marines, intendi? Allora, qua range. Mi controlli solo se tocco lei a 18, perché non vedo un cleanse? Mezzo minuto più avanti. Ok, allora ti direi che per un pelo non sono in range del mech. Guardami bene, perché qua sono proprio millimetri. Io ti direi di sì, perché... Sì, ci sei. Sì, ho attacco la base. Sì. Ok, boh, allora lei sparerà tutto al mech, perché non ho altri bersagli, e quei una, due lance che arrivano in range, perché l'ultima mi sa che arriva solo al mech, però è dietro i terreni, quindi non vede. Quindi due lance su di loro, e la tipa sparerà tutto sul mech. Allora, facciamo prima l'inquisitrice, sono 4 attacchi, colpisce normalmente al 3, ma tu sei un xeno di merda, quindi prendo più 1 a colpire, colpisco al 2, colpisco al 2, sei infanteria, anti-infantry 4 con devastating wounds 2 danni, tocco un obiettivo che controllo, quindi ho febbrilato a ferire, sono 6 danni devastanti, morto. 4 attacchi di lancette su di loro. Al 2. No, tutti sì. Era il grillo fotonico. Forza 4, resistenza 5. Adesso sono base gli orchi. Resistenza 5, sì. Quindi al 5 binato perché sono su un obiettivo che controllo. 2 meno 1, 2 danni. 1 alla 10. 1. Non penso abbia senso sparare la seconda volta perché... Ah, però ho ucciso un personaggio. Ah, 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 ah,
stai vincendo, stai doppiando, quasi triplicato. Aspetta che si dilaghi per il campo. Allora, da quel lato, le sorelle con lanciafiamme le ho nascoste. Quegli sfigatelli là dietro il terreno spareranno chi è in range qua giù. Sì. Però non è giusto tutti. Che la latina sposa gli ha dato punti. Ho ucciso io. È morta. Effettivamente mi hai dato i punti, è vero, è un personaggio. Allora, sono 4 lance, quindi 8 colpi al 2. Non penso. Forza 4, sì. Resistenza sulle lattine lava, che è l'unica resistenza... che vedo laggiù. 6, quindi al 5, abbinando niente. Però 4 che la puoi mettere su quella dietro che è in cover, quindi 4 tiri armatura. VP1? VP1, 2 danni l'1. La mettiamo su quella dietro, quindi al 3, ne entra 1. 2 danni. Lì davanti, quelle due lance spareranno al tuo mech che è rimasto lì da solo. Sì. Al 2 e al 5, senza abbinare niente. Però 3 almeno 1, e qua non hai cover. No, 3 almeno 1 non ho cover, mi rabbia 5. 2 danni. 2 danni. Questo è vivo. Sì, questo mi è fastidioso. Sì. Devo farti assaltare. Maledetto. E te l'ho sparato con tutto. Sì. No, tranne lanciafiamme lì. Mi guardi se sono entro 12 da. Forse loro li vedo lo stesso, sono entro range però. Ma da chi? Della tipo con lanciafiamme. Loro non li vedi? Vedo buco qui in mezzo. Ma c'è un... Ah, perché sono dentro. Scusa. Sì, sono dentro. C'è dentro? Sì, 12 sicuramente. Mi guardi se loro sono in range di 12. Questo è già più difficile. Sì. Sì? Perché allora quasi quasi sparerei piuttosto loro, perché... Quanto che sei vanno loro? In questo momento 5. Vedi, tanto vale. 5. Ah, però aspetta, allora resistenza 5. Già. Yeah. Boh, ormai l'ho dichiarato. Al 5. Niente, perfetto. Tanto, anche contro i grotte sarebbero stati 3, però vabbè. Beh, sono state morti però. Sì. No, ma abbiamo il 5. Amen. Tanto l'importante mio era toglierti dall'obiettivo, l'hai tolto. Hai usato lo stratagemma, cosa molto importante, che forse non avresti dovuto fare. Perché adesso ti posso caricare e farti danno pieno lì. E fine movimento fino a fase di tiro. Carica. Carica. Adesso. Metti a rischio la tua carica. Ce l'ho binata. È una carica di 5. Sì, 5 contro una carica di 1. Carica di 5 binata. Allora, usa l'abilità una volta per partita per caricare dopo aver avanzato. Cioè, è stato tutto monouso. Sì. Ah, perché hai capito la arma? Sì. Let's be greedy, dichiaro tutti e due. Più che abbastanza. No, ma importante per me che togli il signor Baffo ha fatto doppio 1 rerollato in un doppio 1. Signor Baffo e signor Baffo. Signor Baffo a casa un trofeo di una mano che stringe il doppio 1. Quindi... E di me metto qui. C'è un motivo se sta a casa di Baffo questa. Qui. Così. Anzi, devo toccare se posso, quindi così. No. Vediamo se riesco a fargli perdere un turno lì e non morire tutti. La vedo dura, ma non si sa mai. Allora, adesso. Danno delle tue armi 3 o 2? Allora, il campione della lama può avere danno 3. Può avere danno 3? Sì. Ora, domanda, io le devo scegliere. Tu hai... Io ho un CP. Un CP. Tu non hai più fino a pen in questo momento, giusto? No. Non puoi, cioè, avere. Nell'unità dentro. Nell'Andrea. L'unica che può ancora avere... Esatto, l'unica che può avere ancora è quello lì dentro. Allora, quel personaggio lì non è il personaggio... No, è il personaggio che ignora... No, è quello che ha più uno a ferire. Quello è il personaggio che ha più uno a ferire, per cui in realtà con lui potrei andare sulle lattine, sì. Non bino, però. Quindi io ti direi che comunque andrò di Letalitz. Letalitz? Sì, mi conviene. Chi comici dove? Ho solo quella carica, quindi... una singola lancia sul mech, lancia il personaggio sull'altra unità. La singola lancia sul mech, al 2... Un Letalitz. Forza 7 al 3, penso. 3 invulnerabili. 2 danni l'1. Sommandoli. 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 Altri 4 punti. Oh, ma sono... ma i custodes, ti ho detto che... I custodes corpo a corpo uccidono. Da tiro mi aspettavo...
Boh, cioè, due turni. Peccato hai tutte le ferite grave e gratis che hai fatto con il coso esplodendo. O anche il personaggio qua che è morto da solo. Quello era tutto parte del mio piano. Allora andrò prima dal campione della lama. Con il profilo che ha Devastating Wounds. Sì, vado del profilo che ha Devastating Wounds, che è 6-3-3. Ho più uno a ferire per il mio potenziamento, quindi ferisco al 3. Allora, al 2 con Lethal Hits. Un Lethal e un fallito. Questi, questi al 3 con potenziale di Devastating. 2 invulnerabili. Sì, 2 invulnerabili. Un danno 3. Danno 3. Okay. Morta una lattina. Morta una lattina non dovrebbe esplodere. Mi sa invece di sì, Deadly Demise 1 sarà. Sì. Sì. Fondo. Deadly Demise 1. Sì, no. Gira. Però non me lo faccio se è la stessa unità? O se... Sì. Sì. C'è un'unità entro il range dell'esplosione. Sopra la stessa se non l'asse. E... devo dichiararlo prima, magari. Prendo quella dietro ancora. 5 attacchi di una lancia al 2 con Lethal Hits. Uno autoferisce, poi forza 7, per cui sempre al 3. Altri 4 invulnerabili. Meno 2, sì, sempre invulnerabili. 4 invulnerabili, però questi 2 danno 1. 4 invulnerabili, 2 danno 1. E quindi ne tiro 3. Ok, è andato. Andrò il 3. Salvo. Il 3 da volta. La salvo. No, però. Giusta, esplode. Dichiaro su quella dietro, questa. Sì. Perché? Sì, perché ti serve per il range, effettivamente. E adesso te mi rispondi con le 4 lattine. Guarda che questo fai così e così. Così sei in engagement di tutto. Ok. Sono i wag, quindi un primo attacco. Sono la bellezza di 3 attacchi ciascuna. Sono 4, 3, 6, 9, 12, più altri 4. Colpisco al 4. Non ho bonus su colpire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non però commenterò questo tiro. Te mi ferisci comunque al 4 perché ti do meno 1. Tu mi dai meno 1, ti colpisco al 4, non ho nessun potenziamento. Sono 3, 4 e 1, 5. 5, meno? Meno 2. Meno 2, 3. Meno 2, 3 danni. Devo tirare 2 alla volta, al 4. Perfetto. Personaggio becca 3 danni. Perché? È perché la squadra è morta. Perché... è morta? Sì. L'importante è che sono ancora vivo. Dopo tu farai pile-in, mi tocchi così, che così liberi un po' il passaggio. No. Mi sa che non puoi muoverti oltre così. Perché lui non riesce a passare di qua. Non penso. Finendo di 3, no. Sì, no, era per liberarti lo spazio là in mezzo, ma... no, vabbè. Fine? Fine del turno. Ok, turno mio. Yep. Punto comando testa, prima di tutto. Quindi tu loro sono autobot shot, perché sei uscito da un veicolo esploso. Ma si toglie... Ah sì, giusto, si toglie in automatico adesso, sì. Sono in automatico adesso, io vado 2. Ne 2 e io ne ho 1. Allora, primaria. 10 punti. Poi, fase comando. Tiro gli dadi per le caccole. 2. Sì. Yep. Ottimo. Fase comando fatta. Fase di movimento. Allora, qua potrei anche starmene fermo. Sono in corta con tutto. Però non sono entro 18 con tutto, con nulla in realtà. E ti tocca qua muoverti. E dovrei muovermi e perdo Heavy. Ivi? Appena ho morto qualcuno di là. Yeah. Ivi o Silfeon? Oh. Piripiripi. Ma io ti dirò, corro con questa unità. Va bene.
faccio un 3, quindi si parla di un bel 9, e ne arrivo qua, perfetto, e con 9 io ho un potenziale carica di 8. Considera però che finendo un movimento entro 9 da me, te puoi andartene me via. Ne posso andare via. Te puoi andartene via. Quindi con l'unità di custode davanti. E in realtà anche con le sorelle, è vero, anche con loro. No, posso un'unità che può essere o sorelle o custodes, altrimenti posso due unità se sono una sorella e una custodes entro 6 l'una dall'altra, cosa che penso che farò, sai? Ok, quindi devi spendere un punto comando? Spendo un punto comando per spostarmeli, perché tanto là non ha niente corpo a corpo e non mi interessa, invece così, così da 9. Ok. Esatto, praticamente faccio, sposto così. Sì, quello che faccio praticamente è metto le sorelle davanti, toccando malapena l'obiettivo, e i custodes dietro. Per allora mi muovo meglio per essere più vicino. Non c'è. Dimmi quando hai finito di fare i tuoi magheggi. Yep. E così finisco anche fuori dal terreno, non mi puoi sparare. Aperta giusto per 9, 10, così. Andare un po' indietro. Lo so. Sì, così, così una carica dei 10. Ok. Fatto. Sarebbe 7 pollici. Dovrei fare una bella corsa. Quanto sì. Sei da... Mi metti sopra il tuo modello più vicino a me? Questo o le sorelle, poi indifferente, sono più o meno uguali. 20 pollici. 20 pollici, quindi... Io sbarco di 8, c'è cioè 3 più, 7, 7 più 4, 7. Sì, 7. Quindi hai 13 pollici, dovresti avanzare di 6 per avere praticamente la carica garantita con un reroll. Cala di 10-15% alla volta, più di, meno sì, avanzi. Sì, perché se non fallisco la corsa sono in campo aperto. Allora, tecnicamente tu sbarchi le 3, muovici. Poi tiri per avanzare e poi decidi come muoverti. Non lo fai tutto in una volta sola. Lo sbarco sì, ma il resto poi decidi. Perché per dirti, se tiri male, in realtà ti potrebbe convenire quasi andare di là e tentare magari contro l'End Raider, che non si sa mai una lunga. Questo può essere una cosa interessante. Ascolta il nemico. Però l'End Raider con danni a forza 2, danno 2 voglio dire. Con resistenza 12, col Katà, attenzione che ti do l'Etalizio, che mi prendo l'Etalizio, scusa. Oh, ma aspetta, l'End Raider ha un profilo corpo a corpo, ora che ci penso. Ti investo. Nuove veicolo 8-0-1, 6 attacchi al 4, mica niente. Mi metto qua. Quindi non sbarchi ancora? Non sbarco proprio. Ok. Non sbarco proprio. Ah, considera che là sono tutto dietro il coso, per cui sparerai oltre? Perché quelli non me li vedi col camion, quello di qua. No, non sparerò da nessuna parte della mia testa. Ah, ok. No, non era mia intenzione sparare. Non era mia intenzione sparare. Allora, movimento di questi dietro. Qualcuno ha dato 10 punti a custode. Cosa? Qualcuno ha dato 10 punti a custode nella commenta. La sta vincendo custode. Sì, principalmente solo per le secondarie, perché per me... Ah, tra parentesi, ho ucciso due lattine e ho messo i punti. Sono una ognuna? Due ognuna. Due ognuna? Hanno cinque? Appunto, sono due. Sono due più... Ok, giusto, non uno più. Minchia, sì. No, vuoi usare tu un resiste tira? Corsa delle caccole. Ah, Beh, finisci il movimento e poi decido. Perché, allora, tu ti sei indietreggiato qua, quindi praticamente là non vedi nessuno. Esattamente. Quello adesso ha toccato il terreno, per cui vede oltre? No. Beh, no, è vero. Non vedi? Ah, deve essere interamente dentro. Esatto. Per cui in realtà la tua fase di tiro sarà solo lì? Praticamente sei lì, qui, sparerò cosa male tipo idiota scioda. Tanto vale, allora sì. Sulle caccole. Non ne avevi due tu, dici? Sì, ne ho usato uno per muovermi e uno per adesso resiste il tiro. Al 2, 3, caccole morte. No, il punto è 5. Giusto, è vero, perché sei in wag. Sei in wag. Comunque non ho sentito nessun urlo. No. Ma e mi devi fare immediatamente un test disciplina o essere battleshot. Se vuoi apro le casse, ti parte...
6. Che è fallito? Adesso batte scioccato, sì. Yep. Quindi se per caso dovesse sopravvivere, l'obiettivo è mio. Se dovesse sopravvivere, sì. E anche se non sopravvivi, comunque non è mio. Sì, boh, però devo venire a prendertelo, che è una rottura. Uno. Ecco le due in caso. Due! Morte. Quanto sono morte? Tre. Due ognuno! Madonna. Com'è la lapster, una cosa di questo avversario? Ok, quanto hanno i tuoi vari Knight del Caos di OC? 8. Sti cazzi! Sì, gli Armiger li darei. Ah, comunque, un Armiger dei Knight, 150 punti. Un Contemptor Custodes sono 170. E fa tanto più schifo il Contemptor Custodes. Ma se è tasso d'oro. È il nome. È il 2 più a colpire, il 2 più armatura, che mi fa pagare 50 punti in più. Dai. 150, 170. No, considera che ho meno ferite, non ho nessuna stratagemma, nessune tattiche, né regole d'esercito che... Anzi, le catassi... Fase di fuoco. Ce l'ho, quindi vale con l'esercito. Non hanno più fino a pen. Non hanno più fase di fuoco. L'avessero, ti direi ancora. Non hanno più fino a pain. Fase di fuoco. Comincerò con... Ho due punti comando. Loro che spareranno qui. Divertiti. Tiro due dadi per potenziamento, perché lui c'ha la reliquia. No, loro. Loro sono... Quindi ho il VP sulle critiche e ho l'Ethal. Come se servisse. Prima ho mancato tutto, Sì, boh, ma prima colpivi. Ah, no, è vero. Uno più due, quindi sono due colpi. Hai 5. Nope. Se sono obiettivo, bino tutto per colpire. Ah, forse era questo quello che dicevano prima. Però era imbarcato e quindi non valeva. Esatto. Adesso se sono obiettivo, sì. Sì, effettivamente potevo farlo qua. Colpivo e 6, ma rabbinato. No, un po' troppo stupido. Comunque, sono in corta. Quindi sono tre colpi ciascuno. Bravo. Sì, è vero. Perché io pensavo che era unità. Tira. Uno. No, morta, immagino. Sì, morta. Bene, fine. Ti risparmio di tirare i mille mila danni. Fatto. Questo qua non spara nulla. Potrei tirarti una granata, no, perché sei combattuto corpo a corpo. Laggiù sparo sui custodes. Quelli hanno già abilitato il sì. Pain. Sì, non posso, adesso non posso niente a dichiarare. Tutti i poveracci. Quindi c'ho solo il meno uno a essere ferito. Attivo l'unità, dichiaro lo stratagemma. Hai avanzato per sparare, devi usare un CP? Penso già avanzato, devo sparare un CP. Devo sì. Okay, per sparare, devo usare un CP. Grazie. Che mi ricordo che me l'hai detto prima. E sparo sull'unità di custodes. Sì, certo. E non mi do altri stratagemmi. Quindi sono tre di tre colpi col blast. Giusto? Blast. Sono ancora 5, sì. Questa è l'unità che è il primo save, lo ignoro, ha fallito. Ok. Quindi sono 2 più 3, 5 più altri 2, 7. 7 più 3, 10. Boia. 3, 6, 8, 9. Hai 1, tirato 10. Il dado casuale per gli effetti? No. Esatto. Lo potevi. 2, quindi ho il sustained. Ok. Colpisco il 4. Un colpo in più. Però c'è un colpo in più. Che schifo. Abbastanza. E ha il 4 perché ti do meno 1. Uno! Easy. Passato. Facile. Basta fare i quattro fasi, tiro. Mi puoi sparare lì dentro? No, perché blast. È vero. È blast, quindi non posso. Sì. Potrei sparare fuori, in realtà. Sparerò fuori. Sì. Sparo fuori col meno uno. Che è sempre la stessa unità. Ah, forse non la vedi, no? Perché sennò col custode si pensa che sono interamente dietro. Ancora di sì. Dove ho il laser? Ce l'hai tu da quell'altro? Là dei dadi verdi. Ah. Fammi vedere dove è l'unità. Ah sì, magari lo metto al lato dritto. No, non vedi custodes. Quindi sparo questo, no. Sulla sorveglianza per sicurezza, va bene. Se volevo saltarla. Sono 4 di 3 colpi. Non hai blast qui. Non hai il pulsantino, lo tiri anche in questo caso? Sì, tiro sempre. Tiro pure. Allora, pulsantino. 5. E avremo queste cariche. Fatto. Dichiariamo la carica. Sì, ti ho detto, dovrebbe essere 10 pollici. Se vuoi intanto tiri al controllo per conferma. Ma... Sì, sei oltre i 10. 7. Vuoi binarlo? Se è una cosa veramente inutile. No, non lo binarlo. Un esercizio in inutilità. Mi è servito solo per il save. Ah, corpo a corpo, no. Il mio Blade Champion ti picchia. Il mio Blade Champion continua a picchiarti. Ah, sì. Sì. Non potevo fare cleanse, ma cleanse qui. Sì, quindi altri due punti di cleanse.
Allora, mio corpo a corpo. Assumete cosa è appena successo, che è crashato. Ah, niente, ho okay, mancato nella tira, esatto. Hanno sparato, hanno mancato. Sì. In tons le sorelle, in tons i custodes. Hanno sparato sulle sorelle, per giunta, hanno fatto un tubo. Allora, fase di corpo a corpo, tuo turno, per cui inizio io, col Blade Champion. E mi do l'Etalitz, perché mi conviene con forza 6, perché se no ti finisco al 4. Di clowns al 2. Sarebbe stato bello questo lethal. E al 3, perché mi do più 1 a ferire. Tra parentesi sommona, perché ho tirato i 6 e ho dimenticato di prenderli su, e adesso non mi ricordo quanti fossero. Perfetto, sono 3 save invulnerabili. Invulnerabili detti perché hai di più 1000, no? Ah, aspetta. Questo è devastating. 2 invulnerabili e meno 3. Vai, meno 3, adesso è invulnerabile. Quindi muore sono esatto una lattina. Quella più indietro. Mm-hmm. No. No. Sì. E picchiami. Picchio, sono ancora in wild, quindi sono 4 attacchi a testa. I want you to hit me, has ha. 4 punti di big danger è stata. 4 più 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso mi ferisce il 3 perché non ho più la bandiera. 4, le 3, scusami. Basta fare i 4 più. Morto. Morto. Esplodo? Non esplodo. Ah, c'era fuori uno in Italia in mezzo mondo di orche. Nuovo turno. Nuovo turno tuo. Tu... punto comando mio. Esatto, punto comando anch'io. Wag non c'è da non c'è da dichiarare. No, fatta. Io userò l'abilità della mia tipa. Mi becco di 3 mortali. Mi becco 2 mortali che salvo al 5. Perché ho le sorelle vicino. Vedi, ho usato l'abilità del distaccamento. Ho salvata una. Ho sfruttato l'abilità del distaccamento. Quindi adesso non sei nascosto? No, non funziona quell'abilità. Okay. La faccio allo scudo, che così c'è ancora 3 ferite. Lo da sono continuando tutti a votare per gli orchi. Ci sono solo 10 punti e 5008 per gli orchi. Lo faccio anch'io, così mi porto sfortuna. Allora, adesso idealmente dovrei cercare di farti fuori il carro. Mi sono bruciato 2 punti di cleanse all'inizio partita, mi dà fastidio. Sì. Aggressivi! Brum brum brum! C'è la pubblicità, perché non sono un sub. Scusi, lei quanto misura? No, sto guardando quanto sei distante da me. Sono sopra il tuo grot? Sì, anche un po' più indietro può andare. Ok. Non così tanto, ma adesso sì. Boh, circa qua, 12. Quando sono 6, dai, posso mettermi a 6 per una carica da 11. Va, intanto muoviamoci di 6. Misuro un attimo e poi vediamo. No, perché adesso... Ma c'è la live, domanda? Non la vedo io la live. Stiamo giocando per chi? Giova? Ok, sono esattamente a 18 da questo modello, però in realtà non mi serve muovermi di più. Destino, non puoi votare. È morta la live? Non so. È attiva da 4 minuti, mi disse. Sì, perché l'ha crashata, ma io prima la vedo. No, ho dovuto cercarla, devi cercare il canale. Eccola, mi sono tornata. Allora, che adesso a sto punto potrei fare una cosa orribile del tipo... Mi serve il laser. Dov'è il laser? L'ho messo qua. Del tipo, se vengo coi bolter e mi metto qui, sì, ti riesco a vedere. Però ce la faccio con la range. Ti ho messo 500 punti. Sì, sì, sì. No? Oh? Non mi fa votare. Io credo in te. Non mi fa votare. Non mi fa votare. Quanto hai fatto? 10 punti di primaria. Sì, 10 punti di primaria. Uno, a questo punto però posso muovermi così. Allora, uno, sì, decisamente, se gestisce l'altro. Questo, secondo te, tocco o passo dietro il terreno? Da questa no, sorella? No, va, va.
controllami tu un attimo, perché questo è vero che posso metterla più così, che così sono a posto. Beh, esatto. Perché a sto punto io potrei fare le cose buffe. Non posso autoscommettere. È venuta via la lancia. Lascio un pizzico più indietro loro, che così sono a 6 pollici l'uno dall'altro. Sì, che cos'è? Sì. Che poi la cosa bella è che è plastica questa, per cui si è proprio spezzata la plastica. Fosse resina, direi, boh. Che così sono 6 pollici l'uno dall'altro, mi do AP extra. Votare, se provo a fare il voto, guarda, chi vincerà? 4.000. Chiudi, vediamo se c'è ancora. Allora, i custodes sbarcheranno. Questo è finito. 9. Secondo me lo dava qua. I custodes sbarcano praticamente qua sotto. Arrivano. 3 più 6 da qua. Gogo Power Ranger. Senti, vediamo, li metto qui e poi vediamo se plastica, vediamo se ce la fa. Sì, spezzato chissà come. Boh, questo è sotto. Non lo faccio cadere, però. Boh. Sì, no, ma li devo mettere sotto qua. Ma sì, adesso di sopra. Esatto, lo faccio prima. È anche più scenico. Basta che considero. No, sai che c'è spazio. Qua sotto, sì. No, qui sotto, sì. No, semmai le lance. Aspetta che faccio cambio a proposito di questa lancia che ho spezzato. Che la lancia spezzata mi dà fastidio, porca sfiga. 6 pollici, sì. Quelli sbarcati lì. Il Land Raider farà brum brum in questa direzione. Brum brum. E così vedo oltre qualcosa. Forse. Questo siamo qui, che però non vedo oltre le lattine. Boh, vabbè. Tenanda io! A questo punto andremo noi aggressivi. Let's go! Lui da, puoi farmi ancora solo l'avanzata carica, no? Loro possono avanzare ancora e caricare. Detto una parentesi, farò 5. Lui. Io. E 5. Pensavo che l'avessi usato alla fine. No, non si mi conviene comunque rimanere. No, sai cosa? Non avanzavo perché effettivamente non mi serve buttarmi in mezzo tra queste due unità. Tanto vale rimanere da sto lato. Indietro così, questo sfigato va qua, questi lanciafiamme toccheranno meglio così. Zono grossissimi. Zono proprio grossissimi. Dato 12 pollici sono tutti lì, che non si sa mai. Ora, ok, fine movimenti. Fase di tiro. Sono pronto, mi dica. Userò un CP. L'ultimo CP tuo. L'ultimo CP per darmi più uno forza e più una P a quell'unità. E siccome sono entro 6 dalle sorelle, anche alle sorelle. Ok. Citato le sorelle 24. 24 sono bolter normali. Solo che adesso sono bolter 5-1-1. Che colpiscono al 2, anche se normalmente colpiscono al 3. Perché sono vicino a un custodes. Sì, tutte quelle 3 avevo controllato prima. Ora, senso col capitano? No, perché piuttosto me lo tengo per dopo, per cui lasciamo a posto lì, quindi quello lì. Facciamo subito quello. Le sorelle sparano 4 colpi di bolter laggiù, al 2, perché essendo entro 6 pollici da un'unità custodes mi do più 1 a colpire, quindi al 2. Diventa forza 5, per cui al 3. Ma era il 2 già prima, non cambia nulla. Hai ragione. Boh, però meno 1 invece di AP 0. Quindi ti ignoro la cover che avresti, 3 save, o 3 morti. 3 invulnerabili, scusa, anzi, perché è invulnerabile. No, non ho più l'invulnerabile della WOG. Ah, è vero, perché questo è il nuovo battle round, allora sì, 3... 2 morti sicuro, devo solo controllare se l'aggregato ha un'armatura 6. Beh, puoi tirarlo, se fai 1-2 non ti poni neanche problema. Non ho problema. Ti poni il problema. Boh, fatto uguale, se devo fare le prossime cose. Armatura... save 5, quindi salvo. Ok.
Perfetto. Però aspetta, hai coverly, visto che è da modello a modello? Da modello a modello... mi sa che non hai coverly. Ma non avessi coverly nessuno, mi sembra. Allora, dipende da chi spara. I primi due forse avevano cover. Perché una sorella mi darebbe cover su tutte. No, però quella che... Ah, è vero, giusto. Hai cover a prescindere, è vero. Bene, l'unità di Draxus viene qui. Facciamo prima il profilo con Devastating Wounds, così me lo levo dalle scatole. Al 2, perché sono più uno a colpire, molto bene. Al 4, binando gli 1, perché non sono più su un obiettivo. Una, due ferite devastanti. Mette la regia beve. Allora, i 6 colpi del suo indiretto, questa sustain hits 2, 6-0-2. Colpisco il tutto, non genero nulla. Forza 7, anzi meno 1, quindi al 3 con meno 1, quindi ti ignoro cover praticamente. 5 al meno 1, quindi ignorando cover, tiramature normali. 5 tiramature normali. Forse 1, al 5. E basta. E poi c'ho 3 lance, che sono altri 6 colpi. Al 2, 3-1. Forza 5 al 4, binando l'1. Quindi sono 4 morti. Altre 2 al meno 1, non ignorando, cioè ignorando cover, cioè scusa, non ignorando cover, meno 2, che col cover diventa meno 1. Quante scuse in totale? 2 meno 2 totali. 2 meno 2 totali, non con posso cover. Salvarle, danno? Ok, 2, danno 1. Ok, 2 posso okay. Salvare. Ora, domanda, sei di nuovo, sei entro 18 dalla mia tipa? Non penso, perché mi sembra che il modello che fosse entro 18 era questo. E che io posso sparare una volta per partita, due volte, no. Okay. Sparerò comunque due volte, per una seconda volta, per una volta per partita, che così provo a finire l'unità con le 6 lance, con i 6 colpi di lance. Al 2, tutti, e forza 5, al 4, binando gli 1 che non ci sono, quindi altri 3, al meno 2. Al meno 2, quindi non posso fare niente, muore, muore, passa a lui, e lui ha l'armatura, così sicuramente il 4, meno 2 per tu? Meno 2. L'ho vista, sì. 2 danno 2, no? Sì. Avevo visto quel bellissimo 6, ma mi ha virato. Ora, facciamo le cose per ordine. Laggiù che non ho nient'altro a cui sparare, perché il Caladius non vedo oltre il mio terreno, perché non sono interamente dentro la rovina, giusto? Esattamente. Ok, quindi quelli possono sparare solo di là. Custodes sparano alle lattine, quelle alla nostra sinistra. C'ho 1, 2, 3, 4 lance, quindi sono 8 colpi. Al 2. E al 5. 1 al meno 1. 1 al meno 1. Salto. 4 sfiammate di lanciafiamme. 1, 2, 3, 4. Sono 11 colpi. 8. 10. No, era un 5, non era un 4. Era tipo, ha fatto 1, 2, 3, 5. Era tipo, wow, cosa ho fatto? 1, 2, 3, 4. E forza 4 al 5. Altri 2 save, pura tiro armatura. E 3? Tiro armatura normale. Quante? Le 2, scusa. Una entra. Un danno. Giusto che entra col moltiplicatore da 2. Oh. Tu hai ancora però il CP, no? Sì, ne ho due. Che balle. Ora dire che me ne rimurrai i danni lì. Vabbè. Sì, sto guardando se è anche in corpo a corpo. Ho avuto un dubbio. Questo per essere sicuro. Ho preso di sì. No, no. C'è questo. E ho shooting phase. No, solo shooting phase. Solo shooting phase? Ah, allora non è così grave come pensassi. No, ho perso il laser, dammene per favore un attimo il laser, che guardo se per caso, al contrario, sì, ok, vedo dentro. Allora, Caladius, anticarro sull'alcarro e cannoncino sotto, vado su di loro, sparo subito il cannoncino, con 3 colpi al 2, con sustained, van 2, forza 6, al 3. 2 al meno 1, però avrai sicuramente cover, quindi 2 tiri armatura. 2 tiri armatura. Un singolo muore. Un singolo muore. No, sì, perché ho più 1. Allora, uno singolo muore. Chiusa parentesi, prima, non hai tirato nessun film no pain con la WAG?
No, non ho finito per cuore, solo i mega capi hanno finito per cuore. Ah, solo i mega capi, ok, mi era venuto il dubbio adesso un attimo. Quattro colpi di Caladius. Quattro colpi di Caladius sul carro, al 2 con Lethal Hits. Un Lethal. Ce l'ho qui. Da volume? No, dovrebbe essere acceso, meno che non si è spento per sbaglio. Sono collegato. Alza un po' al limite. Come massimo. Che resistenza c'è il carro grosso? 12. Carro grosso 12. Quindi al 4 binato perché sono twin linked. Al contrario, sono collegato 3, con batteria piena. 3 almeno 3 sul carro pesante. Non so se è un invulnerabile o cosa. 3. 3 meno 3, beh comunque osserverei comunque il 5, per cui maturo 2. Ok. 2 dentro. Vuoi ritirarne uno? 2 di 6 più 2. Quante ferite c'ha? 6 più 2. Quante ferite c'ha? Lui dovrebbe averne 16. Ah, come è praticamente il mio Land Raider, ok. Sì, 16 ferite, e matura 3, quindi... Chiaramente sì, non ti avevo chiesto se avevi fumogeni. No, non ce l'ho proprio come è stato già. Ok, va bene. Beh, ce l'hanno tutti, non è, devi averlo tu. Non solo la keyword. Non è la keyword, ok, perfetto. Ha invulnerabile però? Ha invulnerabile 6, quindi sono entrate tutte e 3. Sono entrate tutte e 3. Vuoi provare a ritirare una? Meno 3 VP, no? Sì, meno 3. Però sono in cover. Sì, sei in cover, per cui quindi do il 2, sì, quindi sì, uno perché... lo salvo. Quindi sì, sono entrate solo 2 e sono di 6 più... La peggiore delle ipotesi se faccio 14... Cioè, la peggiore delle ipotesi è doppio 7 di one shot. Non hai più cipini. No. Ho ancora Land Raider, però. Doppio 6 miscioti perché faresti 12 più 4. Esattamente. Ok. Anche tu dovresti rollare per un 5 più. Dopo comunque spari con l'Endrider, quindi non interessa. Tira. 5 più 4, 9 danni. 9 danni. Ho fatto lo stesso numero di prima contro il Morca. Resto con 7. Perfetto. Allora, io adesso faccio il Greedy. Che... Laser sul personaggio. No. I laser vanno sul veicolone. Il Heavy Bolter e lo Storm Bolter qui. Facciamo due colpi di Storm Bolter al 2. Al... Sono 4, sono in corta. Non penso di essere in corta, sai, penso di essere a 14 o 15. Esatto. E 2. Al 5. Storm Bolter non penso sia abbinato. Non credo proprio. Heavy Bolter al 2 con Sustained. No. Al 4 Twin Linked. 1. 2. 2. Meno uno. Sì, vivi uno, niente cover perché ti vedi interamente. Qui obliterato. Vuoi usare un CP per provare a tenerlo in vita? Perché qua sono giallo e 5 più sotto comando, no. 5 più e 4 la scannate sul veicolone al 2. Spero di no. E al 4. Altri 2 al 6 sul carro. Altri 2 e 6 sul carro. 1. Devo fare 6 per uccidertelo. 4 danni. 4 danni. Ok, allora devo spararti anche con l'unità lì contro. Sì. Ti sparo con loro. Sì, c'ho il pinita, è vero, scusa. Che inutilità. E sparo con l'unità lì e vediamo, dai, al... Sì, sì, il pirita. Al 2. Cos'è il pirita? Il menta. Sì, al 5. Posto. No. Poi c'ho 5 modelli, che quindi sono 10 lance. Al 2. E al 6. Nothing. Niente. Questo è un grosso problema. Perché contavo di uccidertelo in tiro. Oh oh! GG morì. Vabbè. E niente, comunque... ma tanto anche se ti faccio esplodere il carro, tu sbarchi, perdi un modello, lo resusciti. Quando resusciti il modello? Durante fase il movimento? Fase comando. Perché fase comando... Fase comando, quasi sicuramente. Ma comunque avviene all'inizio la fase comando, il test disciplina, quindi lo... Cioè, scusa, il battle shock, quindi... Fase comando. Sì, quindi te lo annullo a prescindere, quindi... Dovrei distruggerti il carro e sperare che perdi due modelli. Però ognuno fa una mortale. Ah, giusto, è vero, è mortali, quindi... Quindi
sono ogni 3. Devo perdere, far 3-1. Esatto. Possibile? Sì, 3-1 per prendere un modello che resusciti comunque, quindi no. Dovresti fare 6-1 per avere un vero danno. Che e Yazzi, non penso proprio, non Yazzi, penso Yazzi, proprio. E se no, 6 dadi. Il caro da guerra non è sempre Armor Content, chiedono? Non penso, se ce l'ha scemo se io ce l'ha, ma non, è, vai, non vai. È morto, quindi non è un problema. Se ce l'ho scemo io. Sì. Allora, grazie per le cose da casa. Botato, con gli AVP 1 non ho fallito, cioè ho fallito tutto. Boh, il carro, sì, boh, ma... è sopravvissuto. Sì. Morirà con colpo a corpo. Allora... cariche. Sono danni due, no? La squadra di Wardens sulle lattine zazzine. Sì. Uso l'abilità una volta a partita per caricare. Anzi, non avevo avanzato come non ho detto, ma vabbè. Non serve che la quindi dichiaro. Che utilizzi ce l'hai ancora. Sì. Sei, mi basta avanza. Quindi adesso te sei a piena forza. Quindi con questi sì. Cosa? 4 attacchi a testa? 5 attacchi a testa. 5 attacchi a testa danno 2. Danno 2 lui, danno 3 qua. E hai detto che non puoi usare le due. Non posso usare questa tagemma. E mi dai cosa VP2? VP2 tranne il personaggio speciale che avrà VP3. Non lo so se sopravvivono, cioè solo cose. Allora qui. Sì, posso darmi più, far più male, ma. Gli unici difensivi sono questi. Mi carico con l'Endrider e con la Caladius. Ci sto. Se non avessi sprecato il punto comando, potevo fare tank shot. È vero. Ma non mi... boh, ho sprecato. Oh, ho fatto danni lì. Ho fatto danni. Ho vaporizzato sta unità. Erbatti gestisce molto. Ce voglio, ce voglio. Boh, ma cosa cambiava? Cambiava che salvavi il 4 invece che il 5? Sì, perché avevi cover. Forse era una in più salvata. Sì, comunque non te l'ho ucciso il carro, per cui amen. Allora, l'idea è se ti carico, ti obbligo a non poter sbarcare di là. Sì, l'ho calcolato, 12. Sì, ti carico con Land Raider e Caladius. Land Raider qua dovrebbe starci, perché questo lo ignoro, ci passo sopra. Sì, però ti puoi fermarci. Devo, posso, non posso finirci sopra? Eh no. Se è più basso di due non puoi finirci sopra. E allora non penso proprio di poterci stare. Col Caladius sì. Sì, quello sì. Passi oltre. Sempre sono... sì. Sì, sì, sì. Col Caladius vado in carica. Sei. Pollice. Sì. Tanto, tu in corpo a corpo mi picchi? Aspetta, prima di fare le cariche... io picchio, cerullo. Quanto picchi? Non così tanto. Sì, ne, non esatto. Non pensare che sia una cosa disumana, ma il rullo fa 6 attacchi a forza 9 danno 2, di più 1. Colpisci al? 3. Colpisco il 3. Dopo c'è la Keira, che sono dei extra attack, 2 attacchi a forza 8 danno 2. E anche la palla, che è un attacco extra, forza 10, danno di 6. È 0. Cioè faccio tanti attacchi, però qualità... Sì, 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 poca qualità. Se entrano, entrano, però... No, no, lo faccio lo stesso. I have a plan. Tu have a plan. Carico anche con loro, semplicemente faccio un pollice in avanti che ti tocco e fine. Li lascio qui in sospeso, ma sono un pollice più avanti, sì, che così ti ho toccato. Cioè sei in, ma ti metto qui. Esatto. Da questo lato devo consolidare, tocco così, questo così. Quindi attivi loro. Sì, sì, attivo prima loro, assolutamente. Perché loro in risposta rischi di picchiarmi male, lì un po'. Claro. Qui, allora, chiaramente... in realtà sustained, ci ho pensato prima, perché qua dovevo farlo prescindere sustained, perché ti ferivo tutto il 3, non aveva senso fare letalizze. Lì anche sustained, qui farò letalizze. Sì, adesso sì, è l'unico uno dei due buff che mi hanno dato l'esercito, che adesso scelgo l'unità unità. Uguale il carro armato, per caso, se dovesse venire avere importanza. Facciamo prima quel lato, allora, con 10 attacchi normali, 6, 4, 2, 20 attacchi normali. No. Allora, questi sono al 2 con sustain. E procedo a fare 7-1. 8-1, scusa. Che ne genero 2. Sì. L'avrei dovuti far passare tutti, invece sono riuscito a fallirne 6.
Tira più dagli degli occhi. Hai visto? Forza 7 al 3. Tanti. 5, 10. 10, vi pingo dove lo trovo. Meno 2, 2. 10 al meno 2, quindi vado a salvarmi a 5. Sì, non cambia niente. No, però. Però ne serve un bel po'. Quindi, due ciascuno. Due ciascuno, sì. Due o una e mezza. Sì, ne avevi una che aveva due ferite. Sì, che okay, muore. Una muore. Intera e una con due ferite. Ok, quindi resta una con due ferite. Okay, con tre ferite. Con tre, sì, vabbè, che adesso vedo perché... Adesso c'è il esatto, entra il Blade Wizard. Magari gli manca tutte. Magari è drama. Al due con sustained. Non penso. Non penso. Ce ne ho tre. Però al 4. Però al 4. 3 al meno 3, 3 però. Un tristi 6, cosa ci vuole? Non questo. Ah, dovevi trapezzare per ognuno a testare se esplodevano. Boh, ti fa tutto adesso. Poi vediamo. No. 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 Aspetta. Maxata okay. Andiamo maxata. E io farò i miei bellissimi 3 pollici indietro per scappare dalle tue unità. Ui. Ui, certo. Ui. 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 Sì, che è il motivo per cui in realtà non sono andato ad avanzare qua in mezzo, perché se no rimanevo lì, poi mi carichi gratis, invece lì posso sempre fare, ti muovi in avanti, mi riposiziono e ti rompo di nuovo i coglioni con le sorelle. Da quel lato vado prima con l'unità del capitano. No. Vuoi interrompere? Prego. Sì. Usi fino a pain. Allora, quanto colpisci? Considera che io ti do meno uno a colpirmi, perché il capitano con l'unità del capitano. Con l'unità del capitano. L'unità del capitano meno uno a colpire. E io colpirei con tutto al 4 a questo punto, tranne un'arma che va al 5. Quanti attacchi avresti? Al 4 8 attacchi. Al 5 1. Che ti do comunque meno uno a ferirmi perché sono Wardens. Ho un CP gratis del capitano perché non ho ancora usato l'abilità. No, non uso il fino a pain. Non usi fino a non pain. Uso il fino a pain. Portami a casa uno, sono stato due punti di sprecato. Allora, rullo. Colpisco il 4, 1, complimenti. Ti ho tolto 1. Al 4 perché ti do meno 1. Fortissimo. I due attacchi extra, no. E la paglia. Guarda come aspettare il punto di comando. La paglia colpisce. Ok, forza. 10. Al 4 sempre perché ti do meno 1. No. E ti do meno 1 perché Wardens. Sei. Resistenza. Ah, aspetta, che forza aveva? 10. Sì, comunque il 3 che diventa 4, sì, sì. Fortissimo. Bene, siete cinque. Bene, io adesso ho 25-32 attacchi lì. Con letalizz. Punto sul mio toughness. 8. Con letalizz, non so. 4, 8, 12. 12. Devi puntare su di uno. 16. Faccio questo due volte. Al 6. Sono 4 ferite. Posso tirare queste 4? Sì, sì, fai queste subito e vediamo. VP3, no? 2. VP2. Molto contento. Molto contento, quindi VP1. Sì, che quindi salvi salvo, al... Salvo. 4 danni. 4 danni. Vabbè, non serve che vai oltre, allora. Questo da te? No. Disisbarco, sì. Sì. E ti dico subito il motivo per cui ho caricato col Caladius, perché adesso posso fare Pailin... Scusa, come si chiama? Come si mette lui? Sì, deve andare tutto qua dietro allora, sì. Perché adesso te puoi assaltarmi facendo pali di 3. Di 3 e poi di 3. Perché siccome mi attivo faccio tutti e due i pali. Se finisci entro 6 da me. Perché tu sei due? Perché il primo in automatico lo fai perché io l'attivo punto perché ho caricato l'unità. E quindi mi muovo di 3 verso l'unità più vicina. Poi, se sono entro 3 da un'unità nemica, però faccio il pali finale dell'attivazione. Quindi finisce che faccio 6 pollici di movimento. Dopo averlo attivato? Sì, 3 iniziali più 3 dopo. Sì, per quello ho detto devi essere esattamente entro 6, se no non posso farlo. Cioè mi posso muovere i primi 3 e dopo se sei entro 3 faccio il secondo pailin. Il secondo è certo. E perché cos'è? Non è pailin, il primo è pailin, il secondo è consolidation. Consolidation lo faccio se sono, riesco a toccarti l'unità nemica. E quello è condizionale. Non deve aver potuto attaccare per fare consolidation. No, devo essere attivato. E io siccome ho caricato vengo attivato, punto. Dopo posso scegliere di muovermi o no, ma vengo attivato. Sono i tricchini da fare per il corpo a corpo. I sono trichetti. Sì, Bomont.
sono più di 6. Per quello l'idea mia era farlo anche con l'End Raider, perché così ti impedivo di farlo. Se posso addirittura mettermi qua, se vuoi. Non mi dice dopo che ha finito di fare tutti i suoi attacchi da corpo a corpo, più solida. Sì, e quello è Consolidate, non il Pylin. Sì, ma se non fai poi, sono... dopo con l'unità ha finito di fare tutti i suoi attacchi da corpo a corpo, dopo che ha fatto gli attacchi. Ah, ok. Okay. Quindi basta questo più di 3. Sì, no, ok. Più di 3, quindi è già un po' più... Forse la scorsa edizione era così, perdon. Guarda che Charlie ci guarda, ti critica, eh. Ogni edizione decidono di cambiare cose minuscole qua e là, che rimane il 90% uguale, okay, tranne piccole cose. Questo va via. Per dirti, io l'ho sempre giocato in quell'altra maniera, nessuno mi ha mai detto niente. Ma anche contro me l'hanno sempre giocato così. Male. Molto male. D'ora in poi sai che potete farlo. No, bene. Allora, sei Davide. Sì. Non fare il 6-1. Ne faccio 3, muore 1. Quello lì che dopo resuscita. Lo lascerò lì. Altro? Nope, ho finito corpo a corpo. Togliere uno e poi rimetterlo davanti per avvicinare. È vero. Più senza muovo. Sì, siccome lo fai nel tuo movimento, lo puoi fare. Sì, via. Aspetta. Allora, lo e facciamo tutto. Sì, no, non era. Ah, intanto è morto, sì. Tolto. E adesso sì. Si passa ai comandi. Un CP a testa. Un cipino a testa. Allora, tiro, vedo se genero cipini. Yep. 10 punti. No, okay. 15 punti. No, 10. No, perché quello è fuori. Okay. Anche perché comunque fate scioccate in caso. Boh, avresti tutto testato, ma... No, vabbè, adesso lo deve testare comunque. Adesso testo. E quello di obiettivo. Vuoi fare autopass? Che così? Faccio autopass, un punto comando, autopass. Non sono due. Due hanno potenziale. No, uno. E uno sempre... posso usare una volta per partita. Giusto. Autopass. E dopo ci vai sopra, fine. Ci vado sopra e fine, mi metto qua e va fa un cuore. Mm-hmm. E faremo clear stavolta, me lo ricorderò. Sì. In 10 punti di primaria. 10 punti di primaria. Mm-hmm. 10 punti a Pandoro. Movimenti. Allora, io devo portarti i personaggi in questo momento, a parte quel gruppo intoccabile, sono qui e lì. Allora, ricordati che adesso ho il capitano sul campo. Quindi posso usare una stratagemma Battle Tactic gratis. Su di loro, che per esempio il movimento lo è, e sono entro 9 dall'End Raider, quindi faccio se mi muovo, se ti muovi, invece se ripiazzi e basta, no, perché non funziona sul setup, quindi se neanche sull'assalto, perché l'assalto non è risposta all'assalto, è risposta a un movimento, un fallback o un advance. Ok, quindi l'unità di mio capi può starsi ferma, fase movimento d'unità di mio capi, sì, rimetti quel davanti, sì, quindi sicurezza lo metteremo lì. Non devo entrare entro 9 da quell'unità. Un secondo. Sì, sì, così ti fai la retta intorno. Più o meno ci siamo qua. Non devo entrare in quei 9 pollici. Finire il movimento o passare il movimento? Posso passare. Movimento, qualsiasi movimento, advance, fallback, che arriva entro 9 da me. Arriva. Quindi devo fermarmi, così posso passare. Bella domanda, fammi controllare cosa dice esattamente. Perché ad esempio il mio sporo, anche se passi in tutto il pollice, probabilmente sarà lo stesso tipo di logica. Vediamo. Se te lo fiscio, che però... sono entro 9. Dopo che ha finito un movimento avanza e fallback. Sì, scusa, mi è venuto in mente adesso che dovevo controllare. Quindi se te lo fiscio lì, non puoi farlo più qua. Esatto, perché se lo uso, anche se lo uso... lo faccio qua, puoi farlo di nuovo anche là. Quindi fartelo andare via. Però sono onesto, lì è più importanza, lì è un po' meno importanza. Perché lì ho ancora il fino pain. Io ho ancora il fino pain, quindi te ne puoi andare. Boh, faccio il movimento dei miei capi, ti mancio. Ok. Andatene via, se ne può andare. Perfetto. Va bene. Movimento dei boys. Che non rispondo a sto punto. Movimento dei boys. Questo obiettivo è sticky comunque, perché i boys si stickano. Sì.
arriverò con tutti. Questi qua sotto li metto sopra per pigrizia. Qua sotto c'è spazio. Qua no. E sono tutti entro due da almeno due modelli. Fatto. Io comincio per pochi modelli, ragazzo mio. Pian piano. Ascolti. Le lattine le muovi? Lattine le muovo. Ti muovi di 6 o 6 fisso? 6 fisso. 6 fisso. Che in realtà è il movimento di tutte le mie unità tranne le moto e i veicoli. Io vado qua. C'è l'ora lì, ti dico subito, uso il CP per spostarmi. E se ne vada. E io ho finito a fare il movimento. Quindi cleanse su tutti e tre obiettivi, su due obiettivi, quindi 4 punti. Allora, fammi vedere come finisco, perché devo mettermi in modo tipo comincio a sparare altrove. Così. Sparo altrove così. Con i mega capi che spareranno sull'unità di Warden. Sono Warden, no? Tutto giusto? Sì, quel che sei. È un'unità mech, quindi tirerò un dado per vedere cosa faranno. Ok. Quanti c'è qui anche, quindi tu 2? Io 0. 1. Io ho usato, ho 2 punti comando, perché ne ho generato un inizio turno, però l'ho usato per il test di disciplina sua. Esatto. Ah, ti ho tolto il tuo dado invece che il mio, pardon. Allora, e ne ho 1 perché l'ho generato con i capi. Sì, 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 siamo 0 a 1. Allora, comincio a sparare. Mega capi sparano sotto unità di Warden. Va bene. Non uso fino a prima. Button. Sì. Hai meno 1 a colpirmi, però. Ho meno 1 a colpire. Ho letal hit. Sì. Ho letal hit e posso darmi ancora qualcosina per colpirti di più. Il dacca. Che ti dava più una ferita, più 1 i danni se lo potenzi. Mi fa rerollare i 1 e mi farebbe binare se tu fossi su un obiettivo. No, non ti dà rerollare tutto se lo potenzi. No, rerollare, però mi do letal hit. Esatto. Letal hit? Su personaggi che prendono una ferita sola? Ah, sì. Ah no, perdo il modello. Sì. Perdo il modello. Perdi il modello. Non ti conviene più di tanto. Ma è più nella vita. No, non mi darò mai più questo. Basta, solo questo. Perché basta un tiro sfigato e ti fai fuori tutta l'unità. Sì. Sì, lo so. E quello è il punto. Basta non fare uno. Ah, scusa, uno. No, diventa solo uno perché non hanno di base. Sì, sì. Ma solo l'uno. Praticamente uno muore. Sì. Spighi e uno di due di base, quindi non mi serve neanche dando base. Okay. Quindi spareremo tutto sotto l'unità di Warden, bino gli uno, ho dato letalitz, quindi al 6 ti feriremo. Sono la bellezza di 6 mega capi, quindi e sono 6 colpi, 2 colpi ciascuno. Giusto? Quindi sono 10 più il personaggio? No, chiedo scusa, sono 6 colpi ciascuno. Giusto un po' di più. 3, 6. Ho 30 colpi. Questi per 2. Va bene. Hai meno 1. Bino di 1. Ovviamente non ho fatto nessuno. Colpisco al 5. Lettere sono 6. Sono 6. Al 4 che diventa 5? O al 5 che diventa 6? Perché ti do meno 1 a colpirmi. Al 5 che diventa 6. Chiedo scusa. Ok. 2 lettere basta. Più gli altri tiri. Ne con 1. Cioè, io voglio bene di 1. Ho un'abilità per una volta. Questo riesco il light. In realtà sarebbero sotto, non ho light. Quindi un altro, quindi sono 3, più questi da abbinare. 3. 4. 4. Meno? Meno 0. Boh, quindi rimango il 2, salvo il 2. Posto. È stato un pleasure da parte sua, grazie. È stato bello, grazie a lei. Comprensibile. Questo Mega Blast sono i 3 colpi classici. Danno qua in mezzo. Colpisco al 6. Ho fatto un letal. Sì. E quindi ti hai il meno 2. Meno 2 che sono in cover, meno 1 al 3. Non in... Boh, salvo comunque. Perfetto. Fatto le fasi di tiro di loro. La fase di tiro dell'unità di Boys sul tuo veicolo. Sì. Bottone. Giovanni, mi metti il 3 vicino allo scudo che ho perso lì per strada. Bottone. Sì. DP. Extra DP. Lancia missili, 2 di 3 su colpi. Cosa hai detto che spari? Sul wall, sul veicolo. Guarda, sì. Sul veicolo, scusa. Ah, ok, va bene. E... sì, quindi i colpi degli lanciamissili sono 3.
tutti online effettivamente. Qua non ho malus, sono tutti e tre a segno. Sì. E ho fatto Lethal? No, preferire. Sì, preferire. Al 5? Ho forza 9. Al 5. Al 5, 2. Meno... Beh, meno non me lo penso che non me lo vedrà interamente neanche a morire. No, con tutti i modelli. Quindi al meno 1 che diventa al 3. 3 danni. 3 danni. 3 danni. Sì, mi sono dimenticato, scusami, ti ho una granata, me la lasci o meno? Sì, 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 vai pure. Quindi via questo, granata, sono 6. Sul veicolo, sei immagino. Veicolo. Sì, sì, sì. Sono 3 aggiuntive. 3 aggiuntive, fine. Perché non ho più il Feel No Pain. Oh, no, segna quelle che rimangono. Ah, ok, allora 6, 14 meno 6, 8. Shooter, sono 18, quindi è 9. Mi rimango. Quello avevo segnato giusto, quello non stavo segnando sbagliato. Scusami, 2, che 2. Ah, yeah. Quasi un po' più di calcoli. 2 sparerà 3 colpi, quindi devo far così, purtroppo, per la GV. Mi fa questa unità, cavolo. Colpisco 1. Non ferisco. E ti tiro altri 1, 2, 3, 4 colpi di pistola, ho finito. No. Fase di tiro fatta, mancano lanciamissili laggiù, sono 3 missiliate sui tuoi custodes. Yep. 3 di 6, 3 di 3, scusami. 2, 4 più 1, 5. Più 6, blast. Più blast, quindi altri 3 aggiuntivi. 9 totali. 9 totali, colpisco sempre il 4. 4. E poi al 4. Questi. E basta. E di nuovo il 4. Il 4 perché ti do meno prima 1. Che tiro... Sì. Extra per ferire. Una. Oh, fammi che cos'hai sceglievo. Una, che meno 2. Quello... No, meno 4. Ah, no, hai fatto 4, non hai fatto 6. Ho fatto 6, no, sì. Quello là all'estrema destra ha cover perché è dietro l'edificio, per cui salvo il 3. Ciao. Ok. Fatto e corpo a corpo. Corpo a corpo. Carica. Carica. Carico i tuoi warden con i mega capi. Sono obbligato a dichiarare anche veicolo. Lui è qua sotto? Sì, è sotto. Quindi no, non serve che dichiari veicolo. No, infatti boh, non lo sposto, ma è lì sotto. Perché quello è proprio il capitano, pure che finisca male. Sì, ne bastava uno e mezzo, quindi... Sì. In realtà è meglio che stato basso. No, non penso che riuscivi ad andare oltre lo stesso, quindi... Ok, fatto. I boys sul veicolone. Certo. 9, questo è stato interessante. E le latine sulle sorelle. Vuoi provare all'estrema sinistra anche sui wardens? No, li hai misurato? No, non avevo misurato. 7 dalle sorelle e 8 da lui. Quindi allunghi di 1. Aspetta, 6 entro 7? Sì, sono 6 da lui e 7 con l'altro. 6 entro 7, entro 8. Quindi 6 pollici dalle sorelle e 7 dal warden. Però singolo warden. Però basta uno che lo tocco. Sì, però attenzione che se fai abbastanza lungo sei obbligato ad andare a contatto e quindi ti inculi e tocchi le sorelle, devi andare sulle sorelle con quelli dietro. Oddio. Quindi dovresti tirare giusto per non andare troppo oltre. Vado di sorelle, basta, e dopo i warden mi steccano. Tutto mi steccano comunque. Quindi vado di sorelle. 5, forse non becco. 5, no, perché abbiamo detto che era entro 7, quindi 6. Vuoi rerollare? Non ha CP. Ah, non ha CP, allora non no. CP. Perché era entro 7. Ok. Fine. Muovi tutti i boys. Boys. 9 pollici. Che per giunta io ignoro tutto. Nella fase di assalto il mech nuovo fa sfasare l'unità. Ah, passi oltre qualsiasi cosa? Sì. Che bello avere le belle regole per il corpo a corpo. Ma tu c'hai catato? Mi fanno vincere di più. Come se 5 attacchi a modello non bastassero. Ma questo sono schifo. Sto vincendo 30. Perché aveva tanti punti da regalarmi con i veicoli. Se avessi avuto un'altra lista di solo fanteria, a sto punto no, era il contrario, perché non facevo nessun punto. 62 e 42, no, dai. Ma sì. Allora, attivo ovviamente prima mega capi, anche se tu non hai CP. Non ho CP per non puoi farlo gratuitamente. No, perché non è battuta tattica. Non hai nessuna regola particolare per farlo? No, non ho più quello. Okay. Non ho più niente al riguardo. Comincio comunque da là perché... Sì, chiaramente Feel No Pain. Feel No Pain. Feel No Pain!
Sono nel turno in cui ho caricato. Ti do meno uno a colpirmi perché sei entro agitata. C'è il manto raggiante del capitano. Vabbè, lo accettiamo. E quindi sono 6 megacapi. Quindi 5 megacapi più personaggio, scusate. 6x4, 24. 9, 12. Hai lo stesso profilo col personaggio? No. No, okay. Un attacco in più. Sarà. Prego. Quindi questi sono al 4? 4, l'unico dubbio che ho io è se sono al 4 di base o sono al 3 di base che diventa 4? Sono sono al 4 di base. Che diventa 5, ok. L'unico dubbio che ho io è se il binaggio dell'1 è solo sul tiro o se anche sul colpo. No, penso su tutto. Di solito non penso. Dici? Range d'attacco. Visto? Va bene, ok. Quindi è 5. Quindi sono 5-5. Visto che ho ragione. Ma cos'è che ridà almeno uno col tiro? Il potenziamento del personaggio, il manto raggiante. Mi dice se un'unità mi attacca l'unità entro 12, qualsiasi attacco, ma entro 12, meno 1 a colpire. 4. O meno 1, comunque 4. Sì, 4 meno 1. Meno 2, meno 2 VP. Meno 2 VP, quindi salvo il 4 a prescindere. Basta fare i 4 più, questo è uscito. Quali danni l'1? 2. 2 l'1, per cui posso tirarli assieme, 4 fino a pain. Perché l'ho attivato. Quindi un danno. Hai gli altri 12? Li hai fatti tutti 24 e mi hai colpito e ferito con 4? Ma che 24? Non sono 4 attacchi a testa, è 6 sì, metri. Sì, magari in WAG. Non erano 5 con il WAG. Pensavo fossero 4 base. Ok. Ah, no. Due rimanenti qua. Mica custode, cosa pensi? Ah, boh, vabbè, ok. Sono 4 attacchi del personaggio. Sì. Che lui andrebbe al 3 più, quindi mi fa andare al 4. 2 a segno. Forza? No, perché ho forza 1000 e quindi vado 1. Ok. Fallito, danni? Danni sempre 2. E anche vivo, solo un danno. E anche vivo. E anche vivo. E anche vivo. Allora. Easy. Fai tutti i boys lì che loro hanno la regola come i gaunt che ingaggiano entro 3. No? No. Quindi sono solo due file. Allora, sono un attimo dove le chiedo, spacca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con lo spacca. 7 con lo spacca e dopo... Sì, perché AVP lo spacco, cambia solo questo. Ah, ok. 7 con lo spacca. 6, 7 fuori. 7 fuori, 7 spacca e 6 normali. Anzi, 8 normali perché hai il personaggio dentro, giusto? Sì. 7 spacca, li metto. 7 spacca, ti colpisco al 3. Ah, le catale dovevo dichiarare prima, e sustain e sustain. Ok, 3, ta ta ta. Ho forza 4, perché non mi ha mai dato forza 5, no? Forza 4, quindi ferirei al 5. 1, 2, 3. Perché ti devi uno a ferire? Scusa, esatto. Quindi 2. VP1 VP1 al 3 più un danno. Lo spacca grosso sono 3 attacchi. Ma fai questo e dopo segno. No, un danno intanto. Mi segno 2 a segno, forza 7. Il 5. Nulla. E 8 normali, avevamo detto. Normali. Perché erano 7 fuori, 14 più personaggio 15. E ti avanzano 6. Sì. Quindi 6 normali. 6. Aspetta, è l'unità da 21, giusto? Da 20. Da 20 più personaggio, 21. Sì, quindi scusami. 7 sono fuori, 7 spacca, 14, hai fatto il personaggio 15, quindi 6, sì. 2, 4, quindi 6, mi ho detto. C'è stato un momento di matematica nella mia testa. Colpisco al 3. E ferisco al 6. Yep. Nope. Niente. Allora, un danno. Aspetta che ti rispondo subito qua col Caladius, che così me lo rimuovo. Fammi controllare cosa fa in corpo a corpo questo è il Caladius, che non penso di esserci mai sopravvissuto. 4 attacchi al 4, forza 6, per cui al 3. 2 tiri armatura. 2 tiri armatura, sì. E VP 0? VP 0. Quindi uno muore, uno no. Sì, uno schiacciato. Uno schiacciato da un cingolo volante. No, dal coso antigrav qua. Un danno subito. Adesso ti rispondo col capitaine. Il capitaine, mon capitaine.
Vadi. Allora, faccio prima l'unità, sono 20 colpi, 4, 8, 12, 16, 20. Sì, perché sono... No, scusa, sono 25, perché sono tutta la squadra, non ho perso modelli. No. Boh, tiro un dado di Roverdino piccolo. Beh, al 2. Come cazzo è questo in bilico? Non si sa. Allora, ne fallisco 1, 2, 3. Ma ne genero 5. Quindi, allora, aspetta che mi fate fare il cambio. Questo e cambio anche uno, questo dadino piccolo che non si vede. Quindi sono 3 più 2 più 1. Sì, sì. Ok. E questi sono forza 7. E questi sono l'unità. Resistenza dei 6. Quindi comunque al 3. E questo non lo rerollo niente. 4, 5, 6. 6 falliti, quindi dovrebbe essere 25. 5, 10, 15. No, 21, non so fare i conti. 21. 21 tira matura. 21 tira matura meno 2. Quindi al 4. Al 4. Più dopo avrei il capitano. 1, 2, 3, 6, 9, 12 e 15. Tiro 15 perché è il numero massimo qua di ferite. E fallisco 4, 5, 6, 7, 8. 8 vuol dire che sono morti capi. 2 e 1 mi ha preso 2 ferite. Hanno 5 l'1? No, 3. Ah, danno 2. Danno 2, ho tutto danno 2. Scusa, sì. Quindi muore, resta 1. Ok, quindi adesso ho i 7 attacchi del capitano. No, devo ancora tirare. Ah, scusa. Sì. 15, giusto. Tu mi hai fatto 21. 21, sì, quindi ancora 6. 6, 3, 6. Allora, era molto vicino morto, agli altri. Morto e passa anche oltre e mi ha schiattato anche il personaggio. Non doveva succedere questo. No, decisamente questo no. Questo tiro non doveva esserci, però il capitano non tira. No, questa il capitano vendetta. Non serve che tira. Questa è la mia vendetta, tu ti fai un personaggio. Sì. Questo che bel tiro. No, te l'aspettavi? Sì. Te l'aspettavi un tiro del genere? No. Boia. Che personaggio ma che tira? Di me è mio, nessuno. Come no, ce n'è 5. Ah, quello di Boys. Ah, quello di Boys. Allora, adesso, la mia domanda è... Il Consolidate. Mi sa che se tutti dicono che questo staccamento è brutto, però... Ma forse più che altro è perché certe unità non valgono tanto la pena, è come il Morca, sono tanti punti per niente, le lattine ti danno tanti punti. No, lo so, è quello che dico la questione, è che in realtà distaccamento è ok, dopo chiaramente il mio distaccamento non fa molto paragone, dovresti vederlo contro un Necron. Il problema è che mi regali punti, quella è la questione, perché anch'io che faccio difficoltà a far cose, faccio, secondarie fisse, sono 20 punti di quello. Come tavola. Ah, perché sono veicoli adesso? Allora, domanda. Io devo finire a contatto o devo finire in engagement range quando faccio il consolidate? Perché non mi viene il dubbio. Consolidate. Allora, ogni volta che consolido devo dare... Forse a contatto, mi sembra. Che non è già in base to base con un nemico fino a 3 pollici. Engagement range. Allora posso entrare di qua perché il motivo è che siccome io per un CP faccio disingaggio, spara e carica, guadagno movimento praticamente, perché così faccio così, guadagno questi 3 pollici di movimenti. Fortissimo. Poi disingaggio di là e vado di là. Ma sì, ma è for fun, La mia lista è divertente, è quella che volevo giocare, cioè questo distaccamento è il distaccamento più bello però. Perché hanno messo qualcosa di randomico. Dovevano tenere i Grottanks. Sì, se tenevano i Grottanks e sarebbe anche stato Mega Dread, sì. Questo staccamento potrebbe essere molto più interessante. Boh, fine del turno allora. Nuovo turno, CP a testa. A sto punto non tiro neanche sulla mia Inquisitrice perché non hai più niente che potrebbe spararle. Poveri boys. Quindi... Comunque dall'index al codex mi hanno mescolato delle abilità dell'unità, mi dà un fastidio. Dillo a lui. No, per dar fastidio.
È l'unico motivo. Che poi ripeto, questo distaccamento qui, lasciando stare l'abilità di esercito di fazione che non esiste, perché l'intero fazione qua della partita l'ho sfruttato una volta per ignorare una mortale che mi sono fatto da solo, aggiungerei. Che se ho un'unità di sorella vicino al 6, ho un fino a pena al 5 contro mortali e contro psichiche. Se sono un'unità di sorella ed è vicino un'unità di custode, so più uno a colpire. Sì, mi sono dato un più uno a colpire per colpire il 2 qua con i bolter per caso per sparare a dei grot. Invece quel tricchetto lì del mi muovo facendo scambio dell'unità custode, se metto davanti le sorelle, levandomi dalle palle, quello è tanto utile, anche perché potendolo farlo due volte col capitano vuol dire tanta roba. Adesso chiaramente basta che tu muovi nella un'area specifica, sì, non sì. Me lo fai fare due volte, però ti obbligo a muoverti in una maniera specifica. Sì. E dopo casomai non lo fai, perché esatto. Effettivamente è solitamente tanto cugno. Io ci passo qua dentro, sì, penso che sì. Di larghezza qua non ci sto, qui? All'indo, lo giuro. Fa, sì. 5 pollici e... boh, 5 pollici 13 e centimetri e mezzo. Sì, ce la faccio di pelo, senza considerare gli sponsor. Allora questo viene fin qua. Vuoi muoverti col singolo modello? È un grot, puoi muoverti in risposta. Sì, anche se non è un grot, è un grot. Esatto. Non ho punti comando, penso. Ah, sì, lui ne è uno. Ah, che tanto si somma una, posso anche semplicemente far così, però che così ti tocco e faccio culo. Così non serve che muovo l'oro lì. Perché tanto cosa vengo a fare? Vengo a spararti questi? Pff. Uso appunto comando, vedo se ti faccio di tre mortali. Wow. No. Sto sull'obiettivo, ma sto delle tappa. No, è così che te lo rubo, perché ho C4, dovrei avere con quello. E allora scappo. Le bolterine qua corrono indietro, che tanto hanno fatto il loro lavoro. Ciao. Queste, le 6, non arrivo oltre, per cui avanzerò. Con l'unità dell'inquisitrice, De 6, poderosissima. Ah sì, quanto hai di primaria? 10 punti, sì. 10 punti. 12, brum brum brum, anzi zoom zoom zoom. Zoom. E ho paura che sarà forse anche l'ultimo questo. Non vero ultimo, ma mi dispiace un botto. Allora, questo qui questo distaccamento per me sulla carta del distaccamento più bello, però non è concepito difensivo. Questo mi dà fastidio. Me lo dice a me. Questo indietro allora, che allora tu c'hai i fumogeni solo sull'end raider. Distaccamento vostro di tirare. Ora ammetto che sarei davvero curioso e buffo di provare il distaccamento guerra con i singoli personaggi con la clown car del Land Raider, che gioca i personaggi senza unità, li metto tutti su Land Raider e poi esco e butto fuori 6 personaggi separati. Buffissimi. Allora potrei farlo anche due volte senza andarmi a rompere a fare. Sai cosa farò? Lo farò. Userò un CP per disingaggiare e sparare col veicolo. Che se mi avanzo così... Allora, fammi vedere prima se riesco a farlo, perché se riesco a farlo, bene. Se mi metto così, sono oltre uno da te? Sì. Ti vedo le lattine? Sì. Ma pertanto te lo uccide là. No, non spreco il CP. Con questo indietreggio qua. E lo faccio gratis col capitano, che tanto non userò altri stratagemmi di Battle Tactic. Esatto, che non si sa mai. Quindi si toglie il Gorka e si mette la stompa. No, aiuto. Con gli stessi punti. No. Stompa costa 800. Se non sbaglio, a memoria. La stompa con i stratagemmi giusti ammazza un Land Rider. Tipo. Vabbè. Ammazza un Land Rider. Tipo, allora, quale ti si chiede? Sono due Rider. No, un Rhino fa tipo 40 ferite. Lo ammazza tanto. Si ammazza tanto, utilissimo. Questo era tutto, questo doveva essere un mech. Perché lui è un mech. Sì, ma no. Era mech. Dovevo metterti. Quando usi il distaccamento moto, macchine? Brum brum. No, è quello che mi piace meno.
è l'unica regola che è, armi d'assalto. Avanza e spara. Poi, okay. Poi carichi con la voglia. Allora. Ma no, forte, ho finito i movimenti. È più forte Bully Boys o... Ferita rimanente qui. Bully Boys o Green Orb. Allora, facciamo per ordine di tiro. Lui spara tutto su quello. Beccati quattro cannoni al 2. No, non lo vedo. Ah, è vero, perché sei dietro, come ho detto, non lo vedo. Allora, lanciafiamme, okay, 4 lanciafiamme sui boys. 10, 12, 13. Ho il CP in realtà, potrei usarlo. Tirami la mappa. L'avrei dovuto dichiarare prima comunque, però vabbè. Nah, ormai. Non è gratis. Ho usato gratis con il capitano, ma potevo usarlo per darmi più 1 AP, più 1 forza sulle armi, sulle due unità, ma... Ho il 5. 2 tiri armatura sui boys. Quanti? 2 tiri armatura, non più, niente VP. 1 salvo. Era okay. Sui boys? Sì, sui boys. Boys. Poi, allora... Faccio prima quell'unità dell'inquisitrice perché ho tipo solo due modelli che vedono. Esatto. Ho solo una lancia e la tipa che vede. Fammi controllare quale delle due armi della tipa ha assalto. Una volta potrei metterci anche come equipaggiamento aggiuntivo i missili del cacco. I missili, i V2 guidati dal cacco. Ah, il Devastating Wounds, ecco. Sì. Allora, faccio con l'unità della tipa i 4 attacchi della sua arma con Devastating Wounds. Sì. Al 2. E al 4-1 binato. Forza 4, comunque sarebbe al 5. 2 devastanti, morti. Poi 2 colpi di lancia, al 2. Al 5, 1 binato. 2 almeno 1, che però sei in cover, per cui cover. Solo. L'unità lì davanti del capitano sparerà tutto indietro sui boys. Il singolo melta al 2, al 3, riesco a fallire il melta, e poi 10 attacchi di bolt, 6, 7, 8, 10, al 2, e al 5, 1 almeno 1, 2 danni. Allora. Boia. Non ha rotolato per nulla, petto vuoto. Appoggiato. Allora, a questo punto, non avendo fatto nulla di danno a quei boys, non ti posso lasciare la carica e quindi mi tocca toccherà caricare lì. Va bene, l'unità di Wardens là sulle lattine, azzazzine. Sono 4 lance, quindi 8 colpi, 8, 5, 6, 8. Al 2. E al 5. 2, almeno 1, 2 danni sulle lattine. 2 meno 1, 2. Perso per sempre. Oddio. Era per distrarti, ho girato un dado. Tiro armatura 3 di base, no? 3, esattamente. Allora 2 danni. 2 danni ciascuno. Sì, no, 2 danni di 1. Ma più 1? B più 1, sì. 2 danni una lattina. Botto tutto adesso te la carico e vediamo. Il segnatore pure qua. Che se non sopravvive. Carica. Hai 25 attacchi. Sì, tranquillo. Allora, capitano sui boys. Certo. 9, sì, che però farò questo lavoro toccando così. Sì, non ho ferito. Ho fallito a ferire, che poi mi tocca andare di qua con questi, Cristo. Ma ogni giocatore ha la sua arma meme? Sì, la mia arma meme qui Dark Elder è la lancia oscura, che è l'arma principale. Quei Wardens sulle lattine, sì, che tanto mi bastava 2 pollici. Che miei che non ha mai colpito niente, non ha mai colpito. Se che nella partita Pokémon non ha fatto sempre uno in tutte le abilità di quell'altro. Beh, è il classico. Allora, non puoi interrompermi, però dovrei... No, hai usato il CP lì, quindi non hai neanche il CP. Io ho un CP, ho usato quello gratis col capitano, non ho usato altri stratagemmi, giusto? Per cui ho il CP. No, esatto, è stato CP. Ah no, non è col gratis col capitano l'ho usato. Sì, non è esatto. Sì, non l'altro, no. Che in realtà non ha importanza perché l'unico altro CP in corpo a corpo che posso usare costa 2, quindi non la posso usare.
Va bene, letalizz sustained. Oh, è vero, precision. Valuterò. Intanto prima lì. L'unica regola che ho odio da GV. 4, 8, 10. Corpo a corpo sì, non ha senso che mi ammazzi un personaggio a pochi chilometri di distanza. Sì, dovesse essere meglio range. Allora faccio 16 attacchi, 16 attacchi di lancio lì, al 2 con lethal, anzi scusa, sustain, non come veniva lethal. Fallito, 1, genero 2. E che ti scegli qualunque tipo di modello. Sì. Così togli il medi. E al 3. Comunque adesso nascondi facile, di solito così tutti i PG sono da dare 3, 6, 9 almeno 2. Almeno 2, 9 almeno 2. Sulle lattine, sto tirando sulle lattine adesso. 3, 6, 9 meno 2, quindi servo 5 effettivamente. Sì. Si posso tirare assieme, ma fa niente. Allora vai 1 con 1. Allora, 1 è morta. Sì. 2 morte e mezza. No, aspetta, 2 danni l'uno, quindi ancora 2 servono lì. Così ah, perché muore. Sono te rimanenti, scusami. Sì. Quindi 2 morte? No, una con una. Perché sono 5 ferite. Sì. Stavo pensando a 3 ferite. Ora adesso ho il personaggino, il capitano. Il capitano, un capitaine. Che a sto punto penso che andrò. Vedi se esplode. Bravo. Che mi basta che entrino 3. Vado col profilo da 2 danni perché tanto vale. Ho più attacchi. Perché così ferisco al 3. Sì, 2 sustained. E al 3. Quindi senza devastanti? Senza devastanti. Al 3, 4 segno, VP2. Sì, qua, stesso di prima, stesso di prima, lo stesso identico profilo. Cioè, in realtà avrebbe precision, ma non ha importanza contro i 3. Salvo il 5, mi hanno detto, perché VP2, rimane una con una. Quindi, muore, tac tac, vedi se esplode. Esplosione, vabbè. No, e resta una con una. Vuoi rispondermi subito così lo risolviamo qua? 3 attacci, no, sì, non posso attaccare da qui, sì. Lo dico, cosa pensavo nella mia testa. No, tu avresti tolto quella dietro comunque, no? Sì, sì, ok. 2. 2 segno. Ricordati meno 1 a ferire, non so se ti è importante. Ho fatto 4, quindi okay. Difficilmente poi... 1 segno al 4. Fallito, però questa è l'unità che ignoro il primo fallimento. Sono 2 dentro. Mio. Ah, 2, ok. Prima ignorata per il... 3 danni, no? Esatto. Ho ancora il CP. No, tengo il precision là, mo' amore. È questa qua, che... questo qua. 10 punti di prendere. Togli il PG. Da quel lato allora. Allora, precision lo do all'intera unità con un CP, no, o il modello? È il personaggio, ok. Adesso si parla di un modello con 5 ferite, armatura 4. Che comunque precision gli attacchi si risolvono una alla volta e puoi decidere se allocare. Sì, quello lo so. Boh, dai, uso il CP per usare precision, giusto per provare a rimuovermelo. Allora vado subito col capitano e poi vediamo, perché tanto il profilo è identico per loro. Sì. Con sustained al 2. Fallisco 3, genero 1. Al 3. E fallisco 1. Per cui ne ho 4, se vuoi tirarmene... Quante ferite c'ha? 5? 6. 6, allora tirane 3 intanto e poi vediamo. Perché faccio comunque... Vedi, scusa? 2. Armatura 3, non chiedetemi perché. Quindi al 5. Due. Tira l'ultimo. No, muore. Te lo uccido esattamente. Easy. Perché ha maxato? Perché armatura 3? Maxato? Sì, vabbè, c'è 5 personaggi. Ah, tutti e 5? Ah, sì, è vero, perché i mech erano esposti. Ragazzo, sono rimasto un'unità di boys. Sì, sì, hai ragione. 10. E 2 di calcoli. 15. E 1. 20. Scusa. E 25 attacchi degli altri. Al 2 con sustained. Certo. Se dava potenzialmente l'unità, ce li hai per questa per questa mia attivazione. Non so se. Quanti cazzo di 6 di 1 ho fatto? 3, 3. Quindi finisco pari, ok. Qua ci vorrebbe il generale. Ah, sposto per cosa. Devo fare un disegno con la mappetina. Dove deve stare cosa? 7, 9, quindi sono 16 ferite. 16 ferite? Yep, meno, immagino più meno 2, 2. Quindi 16 morte. Che non so quanti erano già morti, ma è sotto di no. 3, 6,
9, 12 e ti direi un 15. Quindi sono morti tutti. Quindi sono morti tutti. E allora quello che faccio è consolido dentro l'obiettivo. Portando 12 OC sull'obiettivo. Scappo. Fine? Fine. Turno mio. Sì. Facile. Allora, genero un CP. Solo uno, perché lì lo tengo io. Ma non deve essere conquistato, eh? Ah, penso che dovesse esserci sempre. Vai, caso, comunque un CP l'hai comunque preso. Comunque generato, però penso che basta che ci sia sopra. Basta che sei sopra, sì sì. Non credo sia generato. 5 punti di primaria. E... ragazzi, vado per la gloria, cioè... per la... per il singolo modello là a destra, singolo, sì. Singolo modellino. Presta. È vero, anche per la lattina. Ragazza, 6. No. Ma lei non serve. Ma lei non sa, sì, non, per il mio grande piano, lei non fa parte del mio piano. Il mio piano è nato con quella cosa che è esplosa, inizio turno. È stato un monito per la partita. Il monito è stato quando mi ha sparato tutto contro l'Endrider e non ha fatto nulla. Eh no, è stato per inizio turno, primo turno, è stato bello. Secondo turno te l'ha alzato, non è il primo. Non ho granate. Io stavo per dire che non ho granate sulle caccole, ma la leva sgobi forse ce le ha. Oh oh. No. Ok. Abbiamo un CP a testa. Quindi anzi, no. Due, scusa. Mando la... basta. Tiro. Io ne ho due per uno generati, sì, è giusto. Sparo con le caccole, 10 colpi. 10 colpi sui tuoi custodes, hai 4 più. O almeno uno si è colpito? Cioè, hai i capitani, sì, perché sono i 112. Quindi vado al 5. E ne ho fatti tanti in ogni caso. Ho una potentissima forza 3. Al 6. Quindi 1. Al 2. E muore, ben perché quel modello era ferito ben con una. Colpo di scena, colpo di schiena. Lui sparerà col suo. No, my balls. No balls. Un colpo di pistola di lui. Qua posso farlo. 5 più. Manco. Ti ho detto Manx contro il carro armato di fiori. Peng. Peng. La lattina sulle, sulle sorelle. Potevi sparare sì. Quando sei morto. No. Sì, perché veicolo, sono un veicolo. Non esatto. Un colpo del blast, non c'è blast, quindi un colpo solo, manco. Fine turno. Assalto, assalto con le caccole. Ok. Attacco prima io. Yeah. Ha tutto senso nella mia sì, testa. Sì, tanto vale. Ti odio. Mi muovo i 3 pollici in avanti, dopo mi avvicino qua. Beh, il mio quarto, quarto turno e non posso fare nient'altro, quindi. Eh beh, è vero, sì, questo è già il quarto battle round. Vedi, anche il quinto non ha importanza. Sì, ha importanza se ti rimuovo l'oro. Sono 10 attacchi. 3, 6, 9 e 1, 10. Sono 18 verità. Una serie di meno 1 comunque colpirmi. Meno 1 colpirti, quindi sì. Vado al 6. 1. Al 6. No. Il Runted ha 3 colpi. Colpisce il 3. Che diventa 4, da parentesi. Che diventa 4, quindi niente. Visto? Ho avuto paura. Uno è morto, ti... però. Sì, è vero. Prima. Ti tiro da Dio. Ma, direi... ok. Direi che risparmio questo... consumo di plastica. Questi semplicemente vanno verso di qua. Allora. E anche per la lattina, attacchi prima te. Sì, attacco... No! Attacco prima io, sì. L'hai ucciso, però lì non mi posso consolidare. Già potrei metterlo mezzo. È la vita reale. Metterlo in una pozzanghera. Sì, anche la lattina perché ti combatto prima io te lo uccido e. Sì, tolgo. E togli, sì. Non posso, non posso andare. In... sì, esatto. Vedi se esplode, non posso andare in avanti. No. Esploso, perché... esploso. L'unica cosa che non deve esplodere. No. Sì. Ma c'è della scogliosi. Sì, fine. Quercano gli orchi. Gli orchi... turno mio, faccio 15 di primaria. È sempre stato il meme degli orchi che twerkano. Boh, se non è, sono l'unica cosa importante è che praticamente mi muovo di 6 e tento la carica. Se, ce la se riesco ti elimino l'unica unità che puoi fare punti, fine. È l'unica cosa che posso fare. Quelli non hanno ancora avanzato e caricato, quindi avanzo. 3. Userò il CP per rollarlo, tanto vale.
Sì. Sì, ma finisco i 12 e arrivo qui. Non sono degli nuovi se hanno la stessa oui. Problematica. Spero di sì, perché sennò se li fanno in posizione retta non ha senso. Direi... Direi col 12 di avanzata e essere a due pollici da te. Todio, puoi usare un CP per muoverti, farmi le mortali e allontanarti da me. Non so, ah sì, c'è un questo. Ce l'hai ancora, sì. Quindi 4 più... Sì! Cosa fai? Volta di 3 mortali. Di 3. Due mortali. Per l'importante è però che ti muovi di 6. Che quindi invece di essere una carica di 1, una carica di 7. Non lo so, l'importante sono quelle più vicine. Mi faccio lo spazio qua. Adesso forse dei 7, sì, dei 7. 6, arrivo qua. Sì, praticamente metti al bordo massimo che riesci e poi vediamoli. Tac, e lei. Quali? Allora io dovrei avere ancora un CP, perché il CP che generavo sto turno l'ho speso per rerollare il... come si chiama? L'avanzata, 6 entro 7, quindi è una carica di 6 binata. Se li impatti li tolgo. Allora provo con loro, 8, sì. Quindi tolgo. Sì. Muoviti tu per il suo obiettivo, ma calcola che... Non mi serve neanche l'obiettivo, mi serviva solo a toglierti a te, perché io ho già fatto i miei punti primari, non posso farne altri. Abbatto. Quindi eliminati anche loro. Lo metto così, fine. Sono stato wipeato, Giovanni, e invece no, perché non ha mosso l'Endrider, non può spararmi il modello dietro. Ti sposto l'Endrider. Ah, boh, sì. Tanto tenevo l'obiettivo comunque, ma... Sì, così tieni l'obiettivo, mi puoi sparare. No, beccati 4 cannoni laser. Dai, 3, almeno 3. 3, almeno 3. Ho sbagliato, devo usare 4 cannoni. Ah, comunque non salvavo neanche il 6. Aspetta, ho di 6. Ah, ma un danno, sì, sì. Sì, ma comunque... Non salvavi, giusto. Non salvavo neanche il 6, non so perché li ho tirati, però mi è piaciuto. Ragazzo mio, bello. È stato bello, mi sono divertito, sono sincero, perché per me tirare il dado randomico è la cosa più bella del mondo. C'è. Quindi non hai fatto niente adesso, perché sono morti. Sì. Bello. Non è il centone, almeno. No, dovrei aver perso 5 punti di primario. Mostra punti, aspetta. Points, fine partita, uno. Siamo giusti, eh? Non sono super sbagliati. No, sono giusti, per una volta. Boh, come che i custodes fanno schifo? Ma i custodes... No, allora, difensivamente soffrono tanto. Questo distaccamento ha tantissimo potenziale. Il problema che c'ha è che la regola di fazione, cioè, scusa, la regola del distaccamento generico non fa praticamente niente. Cioè ci saranno... L'unico caso in cui questa partita, per esempio, ha avuto importanza è per una mortale che mi sono fatto io da solo, perché avevo vicino quelle altre. Dopo, i tricchetti belli del movimento per far cose buffe... Hanno molto potenziale. Sicuramente meglio dell'altro stratagemma con la WAG più scrausa, perché sono onesto, la WAG è meglio in tutto. Non posso avanzare e caricare con quella mia mini WAG. Poi gli stratagemmi sono molto più deboli. Perché alla fine, cosa c'ho in quell'altro distaccamento? Quanto distaccamento c'ho? Posso dare un Lethal Hits o un Sustain Hits a un veicolo da tiro. Il problema è che i modelli da tiro che giochi sono i Caladius, che ce l'hanno già di base, le Talitz, per cui l'unica cosa che gli daresti è un sustain, ma un sustain su 4 attacchi non vale assolutamente la pena. E il resto cos'hai? Hai attacchi extra, se hai perso modelli dell'unità. Se l'unità viene attaccata, di solito muore. La questione è cercare di non fartela attaccare. Per cui non è che ti serva avere extra attacchi se perdi modelli. Forse con unità da 10 come avevamo una volta, forse. Cos'altro c'ho? Disingaggiare, sparare, caricare c'è anche in quel distaccamento. E basta, gli altri stati ben... Aspetta, ce li ho qua, non mi ricordo neanche. Commento per gli occhi invece? No, sono contento, sinceramente. Il distaccamento è quello sì. Bello, il problema è che le sue regole sono nettamente inferiori a tutto il resto. Con la prossima partita sì. Che porto o Bully Boys o Green Horde... Sarà sicuramente tutto diverso. C'è completamente perché un'altra cosa. Che avere l'invulnerabile 5 su praticamente tutto l'esercito, anche se non sono in WAG. Avere. WAG due turni. WAG due turni, o poter attaccare con i modelli a 6 da combattimento corpo a corpo. Faccio come i Gaunt. Sì, sì, sì. Posso farlo. Non so più. Poi c'è comunque entro 3, non entro 6. Sì, praticamente perché con 3 file. Esatto, con 3, con anche 4 file, contro 3, sì. Forse. Quindi gli altri sono nettamente più alti. Questo è proprio il divertente, perché è divertente. Se non mi toglievano i carri delle caccole, mi toglievano il Mecha Dread, sarebbe stato ancora più simpatico. Mm-hmm.
dovrei provarlo con 18 lattine. Non nego che lo proveremo. 18 lattine sono più simpatiche. 18 lattine sono più simpatiche. Magari Gorka è uno spreco di punti, ma da quando è nato, l'unico modello di orchi nato morto, povero. Mai... ce li ho, ne ho due. Per fare un Gorka o Morka, ce li ho, collezione, fine. Sì. Ma Morka non l'ho mai visto in campo. Ce li ho, nessuno sa che ce li ho. Mai visto, neanch'io. Chi l'ha visto? Però sì, divertenti. Finalmente ho delle regole, finalmente ho delle abilità, finalmente ho dei personaggi che fanno qualcosa. Sì, sì. Non in questo distaccamento. Questo distaccamento, già il fatto che non ho un capoguerra, mi dà fastidio. Con gli altri due, tanto sopra. Lasciamo perdere la grande caccia, che ovviamente è la piumata della GV, perché lei ama i più gli occhi selvaggi. Lasciamo perdere quello delle moto, che in realtà non mi piace, perché è banalissimo. Soltanto le armi assalto su tutto l'esercito. Oh. Vedremo, vedremo. Contro questo esercito qua, se avessi avuto la Green Horde, era una no-brain. Già. Yeah. Cioè, una lista, una linea di caccole dietro i boys, mi mettevo centrocampo e lui sprecava tutti i proiettili dell'esercito. Con, sì, solo per eliminare caccole. O i bully boys, la doppia WAG, magari faceva sì che con le vulnerabili 5 resistevo di più, e magari lui era un po' più spaventato dall'avvicinarsi, per modo di dire. Però avere fino a pain 4 più sui mega capi per due turni, quello vuol dire davvero interessante. Tanto, sotto se ne porto due squadre come pensavo. Andiamo a vedere. Due settimane da oggi faremo la seconda partita con gli orchi. In quel caso contro l'esercito più brutto mai esistito, i Tau. Ah, ma pensavo i Necron. È vero, ci sono, ci sono i Necron adesso, non sono più l'esercito più odiato. È vero. No, no, io non la voglio più vedere. No, letteralmente nessuna maniera. Vedremo. No. Vedremo. Custodes comunque sono bellissimi. Mi fa sempre piacere vedere una armata custodes, perché sono pochissimi modelli. Tipo Hero in campo proprio. Sì. Però non lo so. Non lo so. Vedremo come funziona il Codex Orchi con gli altri. Questo bellissimo Codex Orchi, ricordo offerto dal nostro sponsor. Un sponsor caro, sensuale, oramai è un'ora sensuale, perché sono le 11.26, quindi ancora posso fare un'ora sensuale sponsorizzato. E... bellissimo. Vaccino e Codex, no, non lo consiglio. Io mi rifiuto. Esatto, guarda. Bello, da dove grazie, arriva, ma... è stato stampato, esatto. Non lo farei. Sono stati chiusi 2 anni. Simpatico, ragazzi, è stato tutto. Prossima volta sarà una partita. Chi sentiamo la prossima? Non ho idea. Non è, come non hai idea? Sei la regia? Ma la regia fa smanetta, non fa. C'è il file. Un attimo. Fileizza. Caos contro culto. Caos contro culto. La notizia è arrivata non dalla regia, però. No, è arrivata dalla vera regia. Da una voce fuori. Caos culto. Vince il caos, perfetto. Non so, Savasca potterà con tutte le granate. È arrivata da chi fa i calendari. Che ascolto. E gli orchi torneranno tra 2 settimane. Questa volta cercheremo di portare una lista seria. Seria. Io faccio l'ospite occasionale e chissà quando ci rivedremo. Mai più, hai vinto. Addio, esatto. La regola, se mi batti... mi batto via dalle balle. Io ho questo potere, chi mi batte non può più giocare. Ah, ottimo. Ah, basta, allora tu no, degli così. Esterni. Ah, ok. Esterni. Gli altri sono obbligato a sono il G-Man, no? Arrivo, dico cazzate che non hanno senso, scompaio e nessuno. Esatto, non torno. Ma non ho fatto niente, appunto. Ragazzi, ci vedremo anche domenica. Questa domenica. Esatto, sì. Visto? Nessuno me l'ha ricordato, sono gli unico che se ne ha ricordato. Domenica, secondo non chiedetemi il nome della fiera, io ho un problema qui. Naonisco. Ah, Naonis. Questa settimana? Questa settimana, domenica. No, 9:20. Al mi pannello. Fanno svegliare alle 7 del mattino di domenica, gli voglio bene a tutti quanti. Dovrò guidare fino a Pordenone. Uff, che bello. Padiglione 1, padiglione, l'unico padiglione che sarà aperto della fiera, probabilmente. Sono 4. 4? 4 padiglioni, siamo nel 2. Perché siamo i bravi. Sono bravi. Quindi... come altro? Nice, allora dovrò venire per forza, sì. Quindi ci vediamo a Pordenone che con lei. Allora dovrò. Trajan, tipo Santino. Povero Trajan.
niente. E basta, signori, basta, stacchiamo questa cosa, andiamo a dormire, è stato bello, 11:30, manca 2 minuti, siamo stati qua. Dove è cominciato? 8:30? 8:30, 3 ore spaccate, pille. E niente. È stato un piacere. Buonanotte. E ciao. Ciao.